Bene, a te Nicola la parola, ancora ringraziandoti come direttore del Museo Civico, come veramente protagonista, diciamo, della nostra presenza a Procida. Sei sempre non solo diciamo, come rappresentante istituzionale, ma anche come studioso, ci hai sempre sostenuto. Grazie ancora. Grazie, buongiorno. Allora, io innanzitutto ringrazio ovviamente la professoressa Paola Villani, con la quale abbiamo un eccellente rapporto e grazie alla quale è stato possibile creare questo convegno, ma soprattutto che ha consentito di creare un legame ancora più forte tra l'Ateneo Sorsabene in Casa e il Museo Civico di Procida che, come ieri diciamo, ho accennato brevemente, è diciamo, una creatura in qualche maniera figlia dell'Ateneo Sorossola e di un percorso che diciamo, è iniziato da un bel po' di anni fa sull'isola. Io, giusto per citare una data, diciamo, il mio sodalizio con questo gruppo di lavoro è iniziato nel 2006, 2005-2006 e prima di una presenza un po' più forte, più importante sull'isola di Procida, diciamo, c'era come posso dire, un rapporto un pochettino blando. Invece poi la presenza dell'Ateneo è stata, diciamo, in maniera, come dire, progressiva, sempre più forte, fino poi ad attivare un'area espositiva, qui è sempre a Terra Murata, che si chiamava Terra all'epoca, e poi sulla base di questa esperienza nel 2017, diciamo, si è evoluta in un percorso più strutturale che è il Museo Civico, che è una piccola realtà in termini di dimensione logistica, ma una realtà in realtà molto profonda, molto verticale su determinati temi. Chiaramente il tema maggiore che è trattato nei nostri luoghi sono quelli dell'archeologia, connessi agli scavi archeologici di Vivara, a tutte le attività che sono state svolte in termini di laboratorio qui al museo, nel locale Ipogeo, che è ovviamente attualmente in gestione delle attività del Sorossola. Ci sono quindi diciamo delle linee di intervento che continuano ad essere attive e permettono a noi di crescere. Diciamo, tenderei ad iniziare. Io, in questa prima, da Procidano, non sono, diciamo, la mia formazione di base è un po' distante dalla letteratura, quindi per questo mi scuso eventualmente per eventuali imprecisioni, però vorrei parlare da Procidano. E da Procidano mi piacerebbe avviare gli interventi di oggi citando un brano di Toti Scialoia, sul quale poi darei la. Agli interventi, un brano che secondo me descrive bene la nostra isola, ma soprattutto restituisce con le parole che utilizza, restituisce con l'animosità che utilizza in questo suo pensiero, anche una base su cui è stato fondato, sono state fondate le linee del nostro museo. Toti Scialoia, immagino che sappiate, è un artista pittore italiano che diciamo, fa parte diciamo, di una famiglia, proviene da una famiglia procidana e poi in realtà poi anche il pronipote del più famoso Antonio Scialoia dell'epoca dell'Italia, diciamo. Allora, Procida è un'isola vulcanica. Dal fondo del mare che la teneva sepolta, essa venne fuori allo scoperto per virtù di sotterraneo fuoco. La sua fede di nascita la porta con sé nella sua natura. Una terra meravigliosa che riceve nutrimento dalla salsedine stessa, come se le radici umide di questo brulicante giardino attingessero la loro linfa direttamente dalla profondità del mare. Un miracoloso equilibrio per quell'humus si imbeve di salso, di odio e risponde al mare con i suoi rami protesi col suo profumo. Ecco, con queste parole che diciamo sono parole romantiche, ma per chi diciamo come noi vive l'isola in un determinato modo, diciamo con grande passione e con grande attenzione al mare, con grande attenzione a questi profumi, queste per noi sono parole davvero di grande amore.
A questo punto vorrei introdurre il primo intervento. Pasquale Sabatino, professore ordinario dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, e il quale ha anche pubblicato nel 2013 un volume, Il viaggio a Napoli tra letteratura e arti, e nel 2015 per Carocci il volume Scritture e atlanti di viaggio dal Medioevo al Novecento. Oggi il suo intervento è focalizzato sul Golfo e le isole nella letteratura del Novecento, e prego il professor Sabatino di iniziare. Grazie. Grazie al nostro coordinatore e grazie anche a Paola Villani, che non solo è una collega ma è anche una carissima amica. Insieme abbiamo fatto tante cose che mettono, come dire, a confronto e in dialogo i nostri atenei. E ci siamo anche occupati con Paola della letteratura di viaggio, e questo è l'ultimo interesse che abbiamo in comune. E naturalmente, come dice il titolo, io mi occuperò nella prima parte del mio intervento di questo paesaggio mediterraneo della Campania, in modo particolare in Guido Piovene e Raffaele Lacape. Questo comporta necessariamente che io faccia delle incursioni ottocentesche e nella letteratura e nelle arti dell'Ottocento. E nell'ultima parte, se poi mi rimane tempo, vorrei dedicarmi per qualche minuto a quello che Raffaele Lacape chiama incantamento procidano. Ma se mi rimane tempo, chiedo al nostro coordinatore qual è il tempo a nostra disposizione, in modo tale che io riesco a regolarmi. Sono circa 20 minuti. Ah, bene, bene. Allora, e Guido Piovene e Raffaele Lacape, per questo li metto insieme, dipingono a mio avviso, ma con le parole, questo paesaggio mediterraneo della Campania, così come appare nel Novecento. Abbiamo, come vedremo adesso nei dettagli, un vero e proprio intreccio di stili, talvolta persino in contrasto tra di loro, ma in qualche tratto stili che si abbracciano tra di loro. Di Guido Piovene, naturalmente, io cito qui ora Il viaggio in Italia, che egli scrisse per la RAI nel 1953-1956. E in quel bel libro, più volte ripubblicato, Piovene coglie il contrasto, che poi rimane fermo nella nostra letteratura, il contrasto tra la costa puteolana, come gliela chiama, e quella sorrentino-amalfitana. Definisce Guido Piovene classica la fascia che va da Capo Miseno a Baia, Cuma e Napoli, e poi da Napoli ai paesi vesuviani. E definisce invece arabo medievale la costiera che va da Salerno a Sorrento. E difatti leggiamo in questo suo viaggio in Italia: l'Italia è terra di contrasti ed ogni regione italiana li ripete dentro il suo limite. Non solamente la Campania cambia stile tra un luogo e l'altro, ma contrastante è la fascia costiera. È classica la zona costiera a nord di Napoli, tra Cuma, Baia e il Capo Miseno. Così la zona a sud di Napoli, sotto il Vesuvio. Un paesaggio dolce e leggero, dove tutto sembra disciolto nei miti e nella storia dei Romani e dei Greci. La costa invece che va da Sorrento a Salerno e ha come centro Amalfi, è questa costa medievale, romantica, monasteriale. Tra Sorrento e Salerno, in questa costa medievale, abbiamo verdi rocce tagliate a picco, spaccature orride tra i monti, case incastrate ed appiattite sulla roccia, da cui le distingue solo il colore. Cadute di vigneti ancora abbiamo su pendici impervie, e di monasteri fortezze appollaiati a metà costa. La Capria riprende questo contrasto e lo approfondisce e lo fa maturare nella raccolta L'occhio di Napoli, Taccuino 1992-1993. E in questa raccolta
di articoli, Raffaele La Capri raffigura la costa evidenziando la contesa tra due stili, anzi, vorrei precisare, tra due visioni risalenti ai più grandi poeti del mondo antico, il divino Omero e l'umanissimo Virgilio, e alle loro rispettive opere, naturalmente, l'Odissea per l'uno, l'Eneide per l'altro. Certo, come osserva La Capria, questi due stili, che sono due visioni, non potrebbero essere più diversi, questi due stili, eppure si trovano uno accanto all'altro e quasi uno a ridosso dell'altro, a volte abbracciati in un'unica armonia. Lo stile omerico, precisa La Capria, è fatto di nuda roccia strapiombante sul mare. In antitesi, lo stile virgiliano invece è caratterizzato dal giallo colore del tufo, da, parole sue, profonde caverne stillanti e, naturalmente, dalla verde campagna digradante lungo la costa. Guardando allora la carta geografica della Campania e assumendo come punto di vista il punto di vista dal mare, appare a virgiliana la parte del golfo sulla sinistra di chi guarda la cartina geografica, da Posillipo a Capo Miseno, con i Campi Flegrei, il Lago Averno, la Soffatara, l'antro della Sibilla Cumana e le isole di Nisida, Procida, Vivara e Ischia. Qui il tufo, lavato dal mare e asciugato dai venti, finisce, scrive il nostro La Capria, con il dare colore di miele alla mite riva, dove questa mite riva la verde campagna si allunga fino al mare, confondendo il suo verde con il verde delle alghe. È invece omerica, ribadisce La Capria, la parte sulla destra di chi guarda la cartina della costa campana. La parte destra, sulla destra di chi guarda la cartografia, dove abbiamo una Capri rupestre e le sue rocce inaccessibili, l'estrema punta della penisola di Sorrento, dove una volta, scrive, sorgeva solitario il tempio di Minerva, e tutta la scoscesa costiera amalfitana che protegge il golfo di Napoli dall'esterno, come un'altra barriera, come il possente bastione di una fortezza. La parte omerica del golfo presenta, dice La Capria, una diversità geologica e orografica. Infatti la roccia di colpo si aggruma compatta, ferrigna, e sembra persino precipitare a strapiombo sul mare, il mare che romba nelle caverne sue espressioni. Il viaggiatore avverte sulla costa omerica come, cito, uno scatenamento tellurico e la minaccia perenne, l'immane violenza dei vulcani che sottostanno in questa nostra area. Ci troviamo di fronte a uno spettacolo, dice La Capria, di bellezza assoluta, di bellezza grandiosa, prometeica e al di fuori della portata dell'uomo. Il viaggiatore, allora, ha l'impressione che il paesaggio sia, parole di La Capria, uscito dalla furia dei vulcani, fatto di lava pietrificata nelle forme più astruse. E in quei tratti in cui l'occhio del viaggiatore non rileva case, per fortuna, sembra un paesaggio dei primordi, da guerre stellari, sorprendente e bellissimo al di là di ogni immaginazione. Nella costa omerica si profilano, per chi guarda, Sorrento, la dolce Sorrento, e ancora Piano di Sorrento, Sant'Agnello e sui ripidi pendice Positano, che è stata scoperta prima dai tedeschi e poi dagli italiani, come è capitato anche all'isola di Capri, e c'è Amalfi. Amalfi, che è, come io sostengo, e tutti quanti credo sosteniamo, una città mediterranea nella quale l'Oriente e l'Occidente si sono intrecciati e si sono incontrati. Lungo la costa omerica, osserva La Capria, il colore dell'acqua è blu ceramica,
e turchese e diventa indaco o di metallo in alcune ore, assumendo così le tinte e i riflessi delle rocce, dal giallo cromo al viola ruggine. Bianche sono le spiagge di sassi, arrotondati questi sassi e levigati come uova, e tutto ha un'aria corrusca, scintillante, eroica, dice la Capria, in quella luce insostenibile del giorno. Per i viaggiatori che si muovono lungo la costa, ma nella terraferma, sulla terraferma, c'è un punto che la Capria ci addita, un punto preciso in cui il passaggio dall'uno all'altro stile diventa evidentissimo, dice, all'occhio. Ed è uno spettacolo che si offre come un colpo di teatro. Questo punto dove si trova? Questo punto si trova nella strada che da Sorrento porta ad Amalfi, passando per Positano, giunti a Sant'Agata, dei due golfi, sulla cresta più alta, dove tutti credo siamo stati, nel tratto in cui la strada scavalca il dorso della penisola e di colpo sull'altro versante appare l'altro mare. Stupendo questo spettacolo. Quello del Golfo di Salerno, aperto sulla linea dell'orizzonte lontano, dove, nei giorni più chiari, parole di La Capria, si profila come un'esaltazione azzurrina il Capo Palinuro, e dove galleggiano vicino alla costa le piccole ise Sirenuse. Viaggiatori allora sono presi da una specie di vertigine, col vuoto sotto, come a Luna Park sulle montagne russe. Con La Capria allora, durante gli anni 90 del Novecento, si consolida la descrizione di questo paesaggio mediterraneo della Campania ricorrendo all'epica greca e all'epica latina, a Omero e a Virgilio e ai loro eroi, a Ulisse e a Enea. Eppure, in questa terra, un tempo, molto lontano, attraversata o abitata dagli eroi, c'è una decadenza in atto provocata dagli uomini. Ma qui ci arriviamo tra poco. Ferma la sua attenzione e noi la nostra con lui su Amalfi e naturalmente su Sorrento. Amalfi, come tutti sappiamo, ha una sua presenza anche nella letteratura. Ad esempio, io cito a questo proposito il caso del Candelaio di Giordano Bruno, ambientato nella Napoli del 1576. C'è una scena del Candelaio, c'è il salotto di Angela Spigna, che è una maga cui Cherubina si rivolge per avere conferme in merito al suo matrimonio con l'omosessuale Bonifacio. In questo salotto di Angela Spigna, della maga, abbiamo capito, Angela Spigna, tra le diverse reliquie descritte figura, sentite, la manna del corpo di Sant'Andrea, che era un oggetto di particolare devozione nella Campania del secondo Cinquecento, come testimoniano anche diverse relazioni del tempo e in particolare quella di un gesuita, l'Araldo. E qual è questo particolare fenomeno? Quello del trasudamento del corpo delle reliquie del santo, trasudamento che dava l'impressione che fosse una manna sul corpo. Amalfi, allora, Amalfi nella letteratura, e qui tante altre testimonianze potrei citare, ma occorre ricordare, anche per andare velocemente, come di Amalfi i viaggiatori prediligono la sosta presso il Duomo, e già questo nell'Ottocento e poi lungo il Novecento. Salvatore Di Giacomo, che è autore di una guida generale di Napoli del 1892 e poi di una riscrittura che è la nuova guida di Napoli del 1913, cosa fa? Ci pone il problema tipico, diciamo, dell'Ottocento, quello di liberare il Duomo medievale dalle stratificazioni barocche. Ma questo problema sorse solo nel 1861, quando a seguito di caduta di stucchi venne fuori, che cosa? Venne fuori il volto di questo Duomo medievale. Tutto fu poi affidato alla abile mano dell'architetto Enrico Alvino. Lungo l'Ottocento, i viaggiatori che si recavano ad Amalfi visitano il Duomo
e visitano questo Duomo e visitano anche le opere che sono all'interno dell'uomo. E prima del 1891, quando finalmente sarà inaugurata la facciata restaurata, fino al 1891 i viaggiatori artisti raffigurano questo volto barocco del Duomo, che poi viene tolto, eliminato a partire dalla inaugurazione del 1981. Voglio qui ricordare, visto che siamo a contatto anche con molti storici dell'arte, il dipinto di Giacinto Gigante, il Duomo di Amalfi, un acquerello a tempera risalente intorno al 1840, in cui vediamo il Duomo medievale con la facciata di stile barocco. Ma anche qui altre opere potrei citare, ma occorre andare avanti. Ma è anche vero che molti viaggiatori prediligono l'immagine del Duomo, altri invece scelgono scene, i viaggiatori artisti, scene da raffigurare che sono tratte dalla costa omerica. Per lo più, sentite, vista dal basso verso l'alto, verso il cielo, verso il convento dei Cappuccini, fondato, come sappiamo, nel 1212 e soppresso poi nel 1813 per essere ben presto trasformato in una locanda per i forastieri, alla quale si accedeva salendo ben 193 gradini. A questo proposito di queste immagini, io penso in modo particolare a due immagini verticali dalla terra verso il cielo, quella di Raffaele Carelli, scoglio di Amalfi con il convento dei Cappuccini del 1829, e quella ancora di Giacinto Gigante, convento dei Cappuccini ad Amalfi del 1839. Ma c'è anche una variante. Ma c'è anche la variante che privilegia invece il movimento verticale contrario, come nel caso del convento confrate dello stesso Gigante, il quale dall'alto questa volta guarda verso il basso, dal cielo verso la terra, presentando un panorama mozzafiato dalla terrazza con colonne antiche. Questo verticalismo nell'arte che ritroviamo anche in Consalvo Carelli, Amalfi dal convento dei Cappuccini, e in Guglielmo Giusti, veduta di Amalfi con frate Cappuccino, dimostra a mio avviso la dinamica che è il filo comune di questi artisti. Ad Amalfi, ed è questa la dinamica, il cielo è sulla terra e la terra è la manifestazione della bellezza del cielo. C'è poi l'altra città su cui sofferma la sua attenzione e noi la nostra, la Ferrera Capia, che è Sorrento. Sorrento che è la meta del viaggio culturale lungo la nostra costa campana, e chi va lì va sempre col desiderio di cercare, si legge nelle guide di Napoli e anche negli scritti viaggiatori, le orme del Tasso, un segnale che ci dica le sue radici. Eppure già nell'Ottocento il risultato è stato sempre deludente. Possiamo citare a questo proposito due testi della letteratura. Il primo è quel romanzo che tutti conosciamo di Francesco Mastriani, La cieca di Sorrento, apparso nel 1851, in cui l'autore esorta il lettore di allora a liberarsi delle preoccupazioni familiari, private e politiche con un viaggio a Sorrento, in quanto si legge: è lì che le amarezze del vostro cuore, dice lo scrittore, la stanchezza di fastidiosa vita verranno dileguate. La linea ferroviaria allora consentiva di compiere il viaggio da Napoli a Castellammare. Sappiamo che la stazione fu inaugurata nel 1842 e giunto lì a Castellammare il viaggiatore del primo Ottocento, come si legge nel romanzo, sale in carrozza per continuare fino a Sorrento e accedere alle coste. Il percorso di circa 12 miglia non mancherà di sorprendere con le sue caleidoscopiche bellezze. Ad ogni angolo, ad ogni curva, ci sono spettacoli nuovi, talvolta uno scorcio, talaltro i pampini, talvolta solo uliveti, talvolta uderi romani. Sorrento, infine, si manifesta come un presepe o un bosco di aranci. Mastriani descrive appassionatamente utilizzando la tavolozza di un pittore, ma vedo che il tempo avanza e quindi sono costretto a saltare la citazione. Per i viaggiatori, in particolare artisti e scrittori, Sorrento è, anche per me, sempre la patria di Torquato Tasso. Tuttavia,
i viaggiatori, anche il sottoscritto, finiamo sempre con il trovarci di fronte ad una trasformazione turistica di quella che si suppone sia la casa del poeta, oramai un albergo. E il disappunto di Mastriani, e il disappunto anche mio, è totale. Ma anche qui salto alla citazione. Ma anche a Renato Fucini, l'autore di quel bel libro di viaggio, Napoli a occhio nudo, ci racconta di Sorrento. Egli, nella primavera del 1877, giunge a Sorrento e come un pellegrino laico, naturalmente, si reca sui luoghi del Tasso, 1877, ma scopre che Sorrento ha dimenticato il poeta e leva un grido di dolore, ma questo lo devo leggere. Cercai ricordi e tradizioni del Tasso, ma non fu possibile trovarne traccia. Nessuno di quei popolani seppe rispondermi quando rammendai quel nome. Nessuno canta le sue trave e ne fui meravigliato. E ne fui meravigliato. Il nemo profeta in patria sua a nessuno è meglio applicabile che all'infelice poeta. Il Cicerone, che dopo i dottissimi del luogo poteva essere creduto il più dotto almeno per ciò che riguarda le memorie storiche del paese che illustra coi suoi spropositi, conducendo verso la casa del Tasso, mi disse e preannunciò che avrei visto poco e che la casa era stata da poco tempo rimodernata, in quanto che quel signore del quale domandavo, il signore Torquato Tasso, era molto tempo, diceva il Cicerone, che non ci stava più. E credo che, Presidente, ho quanti minuti a disposizione per vedere se riesco ad aprire una finestra sul Procida. 4 minuti, 3-4 minuti al massimo. Sarò velocissimo allora. E a chiusura del mio intervento, a mio avviso, è tempo di ritornare, dopo questa incursione nell'Ottocento, alla testimonianza di Lacapri. Lo scrittore, come abbiamo visto insieme, ha guardato la costa mediterranea della Campania con gli occhi del mito e della letteratura. Ci propone ora di osservare quest'area da vicino. Facciamolo insieme, mettendoci però dal lato del mare. Qui, dal lato del mare, lo scenario, dice Raffaele La Capria, è da apocalisse, perché ci troviamo di fronte a un'area terremotata. Ma il terremoto, aggiunge, non è quello che ha abbattuto le case, piuttosto quello che ne ha costruito numerose lungo la costiera sorrentina, no? Cemento armato, costiera di Sorrento e di Amalfi. Senza un piano regolatore, abbattendo gli spazi venti. Ma l'apocalisse è piena ad aggravare questo scenario e infine quanto succede nel mare, dove il triste corteo dei rifiuti avanza. Sentiamo questo suo appello. La corrente arriva da Salerno e dal Golfo di Napoli, dalle coste del Lazio e da quelle della Campania, dove si scarica lo scaricabile e si trasforma in schiuma, schiumette, bolle e bave, o nell'immorale minestrone dei rifiuti galleggianti. Ma peggio di tutti è l'ingannevole detersivo galleggiante sulla superficie del mare, che continua a illuderci con le sue trasparenze, e tutta la copre questa superficie di una impalpabile pellicola invisibile. Il tempo è scaduto, chiudo qui con un'ultima riflessione, naturalmente salto la parte che avrei voluto dedicare a Procida e a Concetta Barra. Io credo allora che di fronte a questa apocalisse in atto, di cui già ci parla negli anni 90 e poco io credo sia stato fatto fino ad oggi, di fronte a questa apocalisse in atto c'è bisogno di creare un movimento di opinione. E colgo questa occasione che mi è stata offerta per proporre questo movimento di opinione, un movimento di idee, una nuova cultura capace di diventare progetto e azione, senza demandare l'azione ad altri, senza rimandare a domani. Se l'apocalisse, io credo, si sta sumando, noi tutti abbiamo un'ultima possibilità di fermarla. Ma solo se il movimento diventa movimento collettivo con la partecipazione di tutti. E qui mi fermo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Come non essere d'accordo, aggiungerei.
Io chiederei ai presenti se qualcuno già vuole esprimere qualche domanda, qualche riflessione prima di passare al successivo intervento. Bene, allora se non ci sono ulteriori interventi o meglio ulteriori riflessioni che ci vogliono aggiungere, io farei un attimino un'inversione degli interventi chiedendo a Stefano Causa di anticipare il suo intervento per un perché ci dovrà abbandonare per un impegno insomma sopraggiunto. Allora, Stefano Causa è professore di storia dell'arte moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi Sorossola Bene in Casa, nei corsi triennali appartenenti ai beni culturali, archeologia e storia dell'arte. Ha scritto numerose pubblicazioni su Caravaggio, Luca Giordano, ed è anche curatore di numerose mostre di livello internazionale, sia a Capodimonte che a Petit Pelé di Parigi. In questa occasione il suo intervento è su Procida nella pittura. Chiedo quindi a professor Causa di iniziare. Abbiamo 20 minuti a disposizione. Grazie. Dunque, amici, caro Presidente, la ringrazio molto. Intanto mi scuso e vi ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare prima per ragioni puramente concomitanti, non posso trattenermi e mi dispiace molto. E allora soltanto 20 minuti, qualche minima scheggia, qualche minima indicazione sull'idea che io mi sono fatto dell'iconografia di Procida, o meglio della fortuna, e proverò a dire tra pochissimi minuti della sfortuna di Procida nella rappresentazione figurativa almeno degli ultimi 200-250 anni. Mi fa piacere che Pasquale Sabatino abbia esordito. Naturalmente in qualche modo Sabatino è uno storico dell'arte di sensibile riflesso. Pasquale, l'amico Pasquale, ha detto ci sono tanti storici dell'arte in ascolto. Non so quanti storici dell'arte ci siano in ascolto in verità, e non so quanti storici dell'arte parleranno stamattina, anche se Alvio, l'amico Alvio, l'amica Paola sono in qualche modo degli storici dell'arte anche loro di sensibile riflesso, e su Procida la faccenda è chiarissima. Io però vorrei subito condividere lo schermo. Ho preparato una carrellata di immagini che farò vedere in modo molto veloce, molto rapido. Vediamo se riusciamo a vederle. Allora, scusatemi, condividi lo schermo, eccolo qui. Allora, Presidente, posso parlare con lei? Lei mi dice se vediamo, va bene? No, ancora no. Sì, ora dovrebbe condividere. Adesso allora, ora vediamo? Sì, adesso in condivisione tutta la scrivania. Allora, perfetto. Ditemi solo se quando non vedete, e soprattutto sono le 10.06, ho circa ormai meno di 20 minuti. Cercherò di essere molto rapido. Cercherò di essere molto rapido. Allora, scusate. Cercherò di essere molto rapido. Ecco qui. Allora, ditemi se vedete. Sì, vediamo PowerPoint, può lanciare la presentazione. Allora, perfetto, molto velocemente, Procida, proviamo a raccontare che idee io mi sono fatto in un quarto d'ora. Vediamo che idea io mi sono fatto, e naturalmente, ripeto, è soltanto un assaggio di un discorso molto ampio che secondo me vale la pena di fare. Insomma, è chiaro che se noi ci fossimo trovati oggi a parlare di Capri, a parlare di Sorrento o a parlare di Ischia, come in parte o di Amalfi, come in parte ha già cominciato a fare il professor Sabatino, avremmo avuto una piattaforma più facile, meno angusta, più scorrevole. Qui invece la faccenda, secondo me, è più perigliosa, è più accidentata. Allora, l'idea iconografica che noi oggi stiamo provando a vendere di Procida,
che è diventata capitale della cultura, naturalmente l'obiezione che si possa fare sul fatto che Procida sia diventata capitale della cultura è soltanto una ed è obbligata. Perché soltanto ora e perché non prima? Questa è l'immagine di Procida. Io ricordo che quando ero ragazzo, io sono nato a San Martino, a Napoli, alla Certosa, e nella piazza di San Martino c'erano i cosiddetti corallari che vendevano le cartoline, e tra le cartoline di Procida, o di Ischia, o di Capri, o di Sorrento, o di Amalfi, o di Vico, e così via, per Procida questa era in qualche modo l'immagine topica, che è un'immagine topica che si è imposta come la principale, al punto tale che nella locandina del nostro convegno si è messo questo dipinto di Walter Carnevale. In qualche modo il trapasso è abbastanza evidente, allo stesso modo in cui è abbastanza evidente che in un illustratore francese che ha poco più di 26 anni come Jean Mallard, l'immagine di Procida continua a essere questa. Qual è lo stile, qual è il lessico, qual è il linguaggio di un'immagine di questo genere? È in qualche modo una sorta di pittura naive, di gusto naif, come poteva esserci ancora negli anni 40 e 50 a Capri, a Ischia, a Capri penso a Luigi De Angelis, a Capri penso a Rosina Viva, a Ischia penso a Luigi De Angelis e così via. Che cosa voglio dire con questo? Che se l'iconografia non è mai innocente in qualche modo, se obbedisce sempre a un codice, il codice figurativo di Procida è questo, ma non è sempre stato questo. È possibile, perdonatemi, mi sentite finora? Ci sono problemi? No, nessun problema, va tutto bene. Perfetto. Allora, le immagini si vedono bene, Presidente? Sì, arrivano nitide, sono scorrevoli. Perfetto, sono contento. Allora, se questa è in qualche modo l'immagine canonica, ci possono essere però delle variazioni che vanno tenute ben presenti, anche se vanno tenute in qualche modo distanti. Questa, per esempio, è l'idea di Procida che ha potuto avere negli anni 90 un fotografo napoletano nato nel 1934 che si chiama Mimmo Iudice. Ed è chiaro che qui si perde l'aplomb turistico. È vero che un innamorato di Procida, un procidano in intus et in cute come Pasquale Rossi, che ha parlato ieri, ha detto che Procida è un posto incantevole soprattutto perché è riuscita a evitare nel corso della sua storia quella piaggeria ospitale, questo è il termine usato da Pasquale, che invece vale per altre isole del Golfo. E tuttavia, certo, questa è un'immagine fortemente concettuale, è in qualche modo difficile da maneggiare di Procida, molto diversa per esempio da questa o ancora da quest'altra, che è opera invece di uno straordinario fotografo napoletano che si chiama Libero De Cunzo, più giovane di Mimmo Iudice, che pure conosce bene Procida e che ha lavorato a Procida. Ecco, queste sono già diverse opzioni con cui noi possiamo ragionare sull'isola. Però naturalmente io so benissimo che esistono dei ricatti letterari e iconografici che Pasquale Sabatino conosce bene, che Alvio Patierno conosce bene, che Paola Pangarden conosce bene, forse meno ovvio, specialmente per gli storici della letteratura italiana e per gli storici della letteratura meridionale che hanno una non sistematica conoscenza delle bibliografie di storia dell'arte. Nel 1962, che è l'anno in cui esce uno straordinario film su Procida di Damiano Damiani, che si chiama L'isola di Arturo, preso naturalmente dal romanzo di Elsa Morante, di cui diremo qualche cosa tra poco. Nel 1962 esce questo catalogo di una mostra straordinaria che si tiene a Napoli negli anni 60, dove a cominciare dalla copertina sale, vorrei dire in modo provocatorio, ma in parte vorrebbe essere anche una piccola provocazione mia,
Anzi, una piccola provocazione che vi anticipo subito: secondo me Procida è stata inventata ed è stata reinventata mille volte, soprattutto dai forestieri, soprattutto dagli stranieri. Noi siamo arrivati più tardi su Procida, oppure siamo arrivati in modo diverso. Ma a cominciare da questo panorama di Ischia di Corot, per esempio, il paesaggio napoletano nella pittura straniera, perché non il paesaggio napoletano nella pittura napoletana? Perché non il paesaggio napoletano nella pittura italiana? Perché non Procida nella pittura napoletana o Procida nella pittura italiana? Perché Procida, Ischia, Capri, Sorrento o Amalfi nella pittura straniera? Bene, negli anni 60 l'assunto era forte, però in qualche modo era garantito da una serie di, riferimenti. Cominciamo dal dire che se saltiamo volentieri questo celebre dipinto di interesse più storico-iconografico che non squisitamente storico-artistico, questo è un pezzo di un allievo, devo dire, non di prima fila, di Luca Giordano, un dipinto che si trova nella chiesa di San Michele a Procida, è uno dei più celebri perché in qualche modo l'iconografia canonica dell'isola comincia da questo dipinto. Ma se saltiamo una serie di opere meridionali o napoletane sull'isola, per esempio questa, o per esempio ancora questa, e non sono particolarmente interessanti da un punto di vista storico-artistico, e guardiamo per esempio la reinvenzione di Procida, sia pure da lontano, che viene fatta da un grandissimo pittore tedesco della fine del Settecento che si chiama Akert, qui c'è quest'idea di Procida e delle isole del Golfo in qualche modo tedeschizzate, rese con questo sapore fermo, calmo, statico, che forse non appartiene a quest'idea più colorata, più veloce, più versicolore dell'isola. E lo stesso vale per questa gouache che si trova al British Museum a Londra, una gouache anonima, secondo me, di livello non altissimo, io credo del primo quarto dell'Ottocento, Procida è vista da lontano. La faccenda invece comincia a cambiare, e però comincia anche molto a mescolarsi, molto a confondersi, quando a metà dell'Ottocento esce un libro di cui credo parleranno Alvio e Paola, non so bene, che è il celebre, l'opera più celebre, secondo me non la più interessante, ma ovviamente la più celebre di Lamartine, è un'opera dei primi anni 50, quando la scena letteraria francese offre una spettacolare con presenza di eventi, non soltanto quella francese, va da sé. Ora, una delle cose più singolari e più interessanti era che cosa decidere di mettere in copertina su Graziella, e in copertina su Graziella, per esempio nell'edizione Garzanti, questa è un'edizione del 1995 con la traduzione di Caterina D'Agostino, ecco che si mette in copertina un dipinto di Pierre Bonirot, che è un pittore non eccelso di primo Ottocento, e l'iconografia delle isole napoletane, delle isole del Golfo, passa anche attraverso questi pittori francesi che vengono a fare non più tanto il Grand Tour come era di prassi alla fine del Settecento, ma vengono in qualche modo, non dico a fare una vacanza, ma vengono ad attingere una serie di repertori un poco stereotipati, per così dire. Il mandolinista, la bella isolana, repertori che poi divengono topici sostanzialmente fino alla prima metà del Novecento. E allora sul problema delle copertine di Graziella si potrebbe aprire un capitolo a parte, perché per esempio questa, perdonate l'immagine, è la copertina dell'edizione di Gardère dell'edizione Folio Classique, che è una copertina tutta sbagliata, perché questo non è un panorama di Procida, ma è un panorama di Napoli, un capolavoro di Vernet che si trova al Museo del Louvre, secondo me una delle più belle vedute di Napoli mai dipinte, se non la più bella in assoluto. Allo stesso modo in cui, se vogliamo ragionare ancora su copertine completamente sbagliate e in qualche modo addirittura grottesche per certi versi, citerei ancora questa con un Botticelli che più lontano dallo spirito del romanzo non potrebbe essere, e ancora questa
dove si entra a gamba tesa negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, però queste copertine sono commoventi per altri versi, evidentemente. Ora la faccenda comincia a diventare interessante, perché se prendiamo un pittore di origine svizzera ma di adozione francese e poi italiana come Léopold Robert, che lavora negli anni 30 e 40 dell'Ottocento, ecco che il tema di Procida, della donna di Procida, quella che poi diventerà Graziella, se vogliamo, ha una serie di variazioni che naturalmente rivestono un carattere antropologico interessante fino a un certo punto, ma su cui forse vale la pena di interrogarci, non fosse altro perché, per esempio, quando Picasso viene a Napoli nel 1917, aveva in mente opere di questo genere e in qualche modo le cercava, come se andando a Procida o andando a Ischia o andando a Capri potesse ritrovare lo spirito di questi quadri, che poi naturalmente non trovava, perché questi quadri erano una reinvenzione di certe situazioni. Questa è in qualche modo la Graziella perenne, se vogliamo, sempre un dipinto di Robert, mentre invece comincia a essere molto interessante, e mi faccio immediatamente uomo di parte, perché a mio parere l'iconografia procidana più interessante non è italiana e non è napoletana, e allora io mi vado a prendere le opere rarissime di un pittore danese della prima metà dell'Ottocento che si chiama Martinus Rørbye. Questo è un balcone di Procida, vi faccio vedere anche quest'altro che è lo stesso ma vuoto. Questa sorta di location cinematografica, questa sorta di Procida vista dal di dentro, per così dire, come sarebbe piaciuto a Elsa Morante, se vogliamo. Ecco, questa è una cosa che appartiene allo spirito degli stranieri, in modo particolare allo spirito dei danesi, e una ricerca sui viaggi dei pittori danesi tra Roma e le isole del Golfo attende ancora di essere fatta. Questo è un esempio straordinario, 1, 2 e ancora 3, evidentemente la casa del pittore a Procida. Questa idea di raccontare l'isola attraverso oggetti, attraverso frammenti, attraverso dei morceaux, per così dire, è una cosa che per il gusto dei pittori italiani, dei pittori napoletani che ragionano sempre a dodipetto, sarebbe difficile da immaginare. Naturalmente questa non è neanche la cartolina di Bell'Italia. Siamo piuttosto entrati in una dimensione, non voglio dire concettuale, ma certo più intimistica, più borghese, del racconto dell'isola. E naturalmente, visto che l'ho citata, Elsa Morante con Maria Bellonci alla premiazione dell'Isola di Arturo del 1957, ieri Pasquale ci ha raccontato, ci ha fatto leggere alcuni passi. Ora io non ho il tempo, naturalmente, di aprire il discorso su Elsa Morante e su perché all'interno di un decennio di neorealismo e di neocaravaggismo spinto, la prosa della Morante, che ha una quota figurativa molto alta ma molto particolare, tutta contesta di spinte antirealistiche, anzi antineorealistiche. E questa è una cosa sulla quale, a mio parere, bisognerebbe ragionare cercando di accordare le bibliografie degli storici dell'arte alle bibliografie dei filologi e dei comparatisti. Visto che ho parlato delle copertine di Lamartine, vorrei parlare anche delle copertine dell'Isola di Arturo, perché questa, per esempio, è la bellissima copertina Einaudi, con un dipinto non procidano ma straordinariamente calzante e ficcante di Guttuso, un dipinto di Guttuso degli anni 50. Letto il romanzo con gli occhi di questa copertina, questo naturalmente diventa Arturo. In qualche modo guardiamo questa edizione degli anni 70 come è impregnata dello spirito del tempo. Di nuovo un dipinto di Guttuso contro l'alienazione contemporanea, i misteri luminosi e parlanti della realtà, questi sottotitoli che si mettevano negli Oscar Mondadori degli anni 70, forse
oggi ci possono sembrare molto datati, ma Profumo del tempo sono particolarmente interessanti da questo punto di vista. Questa invece è una edizione più recente degli Struzzi e qui la faccenda diventa molto più sibillina, se vogliamo, perché l'Isola di Arturo, cioè Procida, con in copertina uno straordinario disegno di Behnchan. Behnchan è un pittore americano di perfetta reperibilità figurativa, non in questo caso, per la verità, degli anni 50 e 60, il primo giorno della creazione come sottotitolo. Non sembra però particolarmente facile da intendere o da leggere secondo questa struttura realistica o neorealistica. Ancora qui c'è invece un pittore inglese che si chiama Henry Scott Tuck, qui forse ci avviciniamo di più allo spirito del libro, e qui in qualche modo si pretende uno spettatore, un lettore che sia in grado, di nuovo partendo dalla copertina, di ragionare su quello che lo aspetti all'interno del libro. Questo è un celebre dipinto di Braque degli anni 50, il sottotitolo al centro della pagina, un'iniziazione alla vita attraverso tutti i suoi misteri. Perché raccontare Procida attraverso le copertine di Graziella e dell'Isola di Arturo? Perché anche questa è iconografia dell'isola, forse meno scontata, meno pacifica, meno diretta delle immagini di Bell'Italia da cui siamo partiti. E arrivo però poi al punto nevralgico, e lì poi mi fermo, perché il discorso potrebbe continuare. Avrei potuto naturalmente raccontare della fortuna iconografica nel cinema, omettendo ovviamente subito il film tratto dal romanzo di Scarmeta, e invece parlare del film magnifico che citavo prima, di Damiano Damiani, del 1962, con Vanille de Maigret nella parte di Arturo, o anche il film tratto dal romanzo della Highsmith con Matt Damon, Il talento di Mr. Ripley, che è in parte ambientato a Procida, ma non soltanto a Procida. Invece arrivo a quelle che considero forse, e su questo mi fermo, da parte italiana, le immagini più belle di Procida. Le immagini più belle di Procida furono confezionate nel 1950 dall'azienda autonoma Soggiorno e Turismo, e furono confezionate a un illustratore ligure che si chiama Mario Puppo, il quale nel 1950 tira fuori 1, 2 e 3, personalmente le considero 3 capolavori, personalmente considero queste 3 immagini 3 capolavori, non solo dell'iconografia procidana, che di per sé mi interessa in questo caso fino a un certo punto, mi interessa invece provare a raccontare come la storia dell'arte italiana di metà secolo, impregnata di neorealismo, dalla letteratura alla fotografia, al cinema, alla scrittura, così via, abbia invece queste spinte neofuturistiche e tutt'altro che realistiche, che mi interessano molto e di cui quasi nessuno parla mai. Questa è una, questa è la seconda, le rivediamo, e questa è la terza. E che cosa mi interessa di queste 3 immagini? Mi interessa di queste 3 immagini che, a mio parere, esiste una matrice futuristica nell'illustrazione di Mario Puppo, che, essendo ligure e dunque essendo cresciuto alle Cinque Terre, in qualche modo era in grado di immaginare un cortocircuito tra le Cinque Terre e Procida, che si assomiglia, insomma, Portofino e Procida si assomigliano fino a un certo punto, evidentemente. Questo non c'è bisogno, e non farò l'oltraggio di spiegarlo né a me né a chi mi ascolta, però in qualche modo sono terre di mare, sono porti di mare, sono terre dove i colori delle case si sposano con i colori del cielo e si sposano con i colori del mare. Ma non fatemi fare della cattiva letteratura, e non fatemela fare soprattutto a commento di opere di questa capacità di sintesi, che a mio parere, e su questo chiudo, partono da questi capolavori
di linguaggio schiettamente futurista di un grande maestro come Enrico Prampolini, che era stato a Napoli ed era stato a Capri, molto probabilmente era stato anche a Procida, però è vero che il mito di Capri si alimenta anche da opere di questo genere, e questa destrutturazione, questa scomposizione dello spazio in un linguaggio che non è più il linguaggio del futurismo della stagione eroica e sperimentale, ma ormai sta entrando in una fase, diciamo, più illustrativa, più decorativa, da albergo, da grande nave da crociera e dunque da hotel estivo, come penso, che ne so, al Parco dei Principi a Sorrento e così via. E Professor Causa, io devo. su questo chiudo e vi ringrazio. Grazie mille per il suo intervento. Come sempre, io chiedo sempre se c'è qualcuno che vuole esprimere una riflessione prima di andare oltre, diciamo, nella sequenza degli interventi. Poi chiaramente alla fine eventualmente ci ritorneremo su, però giusto per collegarci se c'è qualche intervento. Perfetto, va bene. In questo momento andiamo avanti e io chiederei, chiederei un attimo di pazienza ancora al professor Patierno per una richiesta di, diciamo, inversione ancora di interventi. Quindi, se ovviamente spero non ci siano problemi, professor Patierno. No, no, va bene, va benissimo. Grazie mille, grazie mille. Allora, Natascia Festa, giornalista professionista presso il Corriere del Mezzogiorno e da giornalista, italianista, esperta di letteratura meridionale, si è sempre occupata di pagine culturali di molti quotidiani. Oggi il suo intervento è sui riti, sguardi su Procida, i reportage di Giuseppe Marotta e Alberto Moravia. Cedo il mio posto, si trova qui la dottoressa Festa. Buongiorno, buongiorno e grazie, grazie per tutto. Grazie a Paola Villani per questo invito così lusinghiero, così caro, così importante. Grazie a Nicola Scotto di Carlo e sono veramente, come dire, mi sento privilegiata di poter essere qui in presenza in questo spazio procidano. Grazie a Michele Paraiola, grazie al mio pubblico Silvia Coscella, quale onore, che ieri abbiamo ascoltato e ci ha incantato con la sua lettura astrale morantiana. E con Paola abbiamo condiviso percorsi meridionalistici, meridionali e sguardi, come si intitola il mio intervento. Vorrei brevemente fare un piccolo omaggio da giornalista, da come dice Paola, procidista anche, come ieri ha fatto il sindaco Ambrosino a Libero De Punzio. Un autore che non ha scritto pagine, uno sguardo d'artista che ha attraversato Procida e proprio qui su dove siamo, a Terra Murata, ha trasformato le abbandonate sale, stanzoni del carcere in metafisiche, sale cinematografiche. Anche questa è scrittura di luoghi, scrittura, oltre la pagina, e forse un giorno andrà raccolta. Intanto torno agli sguardi annunciati e parto da un'affermazione di Dolf Stenberger. Tutto questo nominare le cose non le lascia certo illese, non le lascia certo illese. Bisognerebbe ascoltare il consiglio dell'allievo di Heidegger e adottare una ecologia della parola sui luoghi, perché la sostenibilità, oggi parola chiave, la sostenibilità passa anche per il linguaggio. Ma per principio di contraddizione, quello che non farò, quello che non facciamo. E aggiungiamo un rigo alla lista dei buoni propositi disattesi, parlando con parole su parole e facendo, come dire, germogliare la
superfetazione, no? Di parole sui luoghi. Dunque, in un ipotetico indice letterario delle scritture su Procida, tutto ancora da redigere, la lettera M sfodera un tridente. Con Morante Elsa, e la nomino in versione notarile, proprio come in un indice dei nomi, Morante Elsa, nume tutelare d'ogni scoglio e scorfano dell'isola, defilati e meno frequentati compaiono Moravia, Alberto e Marotta, Giuseppe, autori di due preziosi reportage narrativi appartenenti a quel novero di scritture laterali che, come affluenti, irrobustiscono il corso del fiume letterario propriamente detto. Affluenti, ma di quelli che, seguiti nel loro letto autonomo, svelano corsi che segnano percorsi letterari altri, quelli multiformi dei reportage di viaggio, genere a sé all'interno della più ampia letteratura odeporica. Come scrive Emma Giammattei, nel Novecento si è registrata la fine del Grand Tour trasformato già nel piccolo tour, ovvero il viaggio di perlustrazione degli scrittori italiani. E qui mi riferisco anche all'intelligente, così ampio discorso di Stefano Causa del perché non la pittura napoletana sul paesaggio. E anche qui c'è uno sguardo endogeno, Marotta, e uno sguardo esterno, Moravia. E dunque sono gli scrittori italiani a cui passa la parola il Novecento sul paesaggio. L'archivio delle riviste del Touring Club in questo senso si rivela formidabile. Il primo articolo appare nel 1913, è illustrato con foto dei pescatori di Cefali ed è firmato da Elena Trompeo. Di regime il pezzo del 1939 di Ernesto Murolo, padre del più noto Roberto. Murolo non esita a strombazzare che è proprio grazie ai solerti provvedimenti del fascismo che gli isolani hanno ottenuto un molo per l'attracco dei piroscafi. Passano 11 anni cruciali. Dalla guerra al dopoguerra e sulle vie del mondo nel 1948 compare la firma di Giuseppe Marotta, appena consacrato al successo di pubblico. Nel 1947 era uscito per Bompiani l'oro di Napoli, gli Elzeviri pubblicati sul Corriere della Sera. Da questa raccolta sarà tratto, come noto, il film nel 54 diretto da Vittorio De Sica. È forse il momento più fertile per Marotta, affrancato da una vita di stenti, orfano di padre a soli 9 anni e malato di tubercolosi ossea, e questa singolare coincidenza, anche Marotta, anche Moravia, come sappiamo, aveva sofferto per la stessa malattia e sopravvissuto nei vicoli, dove ha abbandonato gli studi per diventare letturista dei contatori presso la Società del Gas. Oltre che letturista, però, Marotta era già diventato un lettore onnivoro e uno scrittore autodidatta di poesie e racconti. A 24 anni si trasferisce a Milano, dove è correttore di bozze per Mondadori e per Rizzoli. Escono i primi titoli quando, come racconta egli stesso, all'improvviso Napoli, le sue persone, il suo mare si sono fatti vivi dentro di me. Chiuso il contratto con Rizzoli, predilige la strada assai meno monotona del freelance. Ed è questo Marotta che nel 1948 pubblica sulle vie del mondo il reportage Procida, la fidanzata del mare, con bellissime foto di Bruno Stefani che forse riusciamo a condividere. Nel 1948 è anche il 1948 è anche l'anno in cui esce per Longanesi San Gennaro non dice mai no, raccolta di racconti scritti nel 47 che documentano il ritorno dello scrittore a Napoli dopo 20 anni d'assenza. Ed è questa coincidenza cronologica ad offrire un'ipotesi genetica delle pagine procidane che con ogni probabilità si innestano nella redazione dei racconti gennariani o januarici, che è più aulico.
Uno di questi, proprio Riviera, offre uno spunto utilissimo per ricostruire la scrittura del reportage. Marotta visita Castellammare di Stabia, Amalfi, Salerno, Sorrento e Capri. Stesso anno, stesso mare, è probabile che la rotta dello scrittore abbia incluso anche Procida. Lo lascio supporre l'incipit stesso in cui Marotta annuncia il punto cartografico in cui si trova, un «io sono qui» come da mappa turistica. Cito: «Il mare che separa Napoli dalle isole che la annunziano, non si può sbagliare venendo dal largo, mettete la prua fra Ischia e Capri, arrotolatevi al polso la cordicella della vela e lasciate fare a Dio». Abbiamo dunque tre indizi: l'anno del viaggio a Napoli, la coincidenza dell'uscita editoriale tra la raccolta e il reportage e questa indicazione testuale, mettete la prua Ischia e Capri, siamo qui. Appunto, se un indizio è un indizio, due indizi è una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Procediamo nella lettura del testo. Prima ancora di descrivere il paesaggio, Marotta si confronta con l'immagine letteraria stratificata su di esso. L'alta consapevolezza dello scrivente scrittore, a dispetto delle accuse di bozzettismo e del insuccesso di critica, se vogliamo, porta l'autore a confrontarsi direttamente con la stratificazione letteraria. Predilige la rappresentazione alla realtà. Cito: «Quando Chateaubriand scrive che fiori e frutti umidi di rugiada sono meno soavi e freschi del paesaggio napoletano appena uscito dalle ombre della notte, non mi incanta, perché cose simili si possono dire anche di Portofino o di Nizza. Se Goethe gonfia il petto ed esclama «non si è mai sazi di questo meraviglioso, incantevole, sublime spettacolo», bisogna avvertire Goethe che egli ha speso tre importanti aggettivi per rendere l'idea di un panorama che è quello del Golfo di Napoli visto dal Vesuvio, ma che potrebbe anche essere quello di Istanbul visto dal Bosforo, o come si chiama». Chiuse virgolette. Marotta dunque inverte il punto di vista della gouache più accreditata, del panorama icona dalla terra verso il mare, e intinge la penna nei flutti. Cito: «Per me, ripeto, il mare fra Napoli e le isole che la custodiscono come», bellissimo questo paragone, «guardaportoni con la mazza d'oro ai lati dell'ingresso della reggia, è tale che solo le canzonette napoletane riescono a darne un discreto ritratto». Ancora un'interessante inversione: il genere canzone contro la letteratura straniera, uno sguardo endemico preferito a quello forastiero. Altro che canzonette, termine buttato lì con estremo understatement. I versi cui Marotta farà riferimento sono firmati da Libero Boio e Salvatore Di Giacomo. Inoltre, nello sguardo autoctono privilegiato, Marotta include il legittima se stesso e, per la parte del tutto, Napoli e il mare Napoli stessa. Ci guarda e non si muove, ma si è indolente. Non che gli piaccia il lavoro, non che gli dispiaccia il lavoro. Qual è il lavoro del mare? Le tempeste. Lui prova a descriverle, vedete come? Con scogli che rintronano come fossero diventati contrabbassi e spiagge che si raggrizzano invecchiate di colpo, livide, vuote come scialli di povere annegate che ritornino uno dopo l'altro a terra. E poi, cito ancora, salto e cito: «queste piccole terre che si staccarono chissà quando da Napoli al solo scopo di desiderarla e di appartenerle per questo maggiormente». Chiudo virgolette. Come Marotta stesso, uomo isola,
che si stacca da Napoli, approda a Milano per scrivere da quella postazione distante, in salvifica lontananza, della vita e della morte nei vicoli, ovvero lo struggente spietato oro che è un po' anche sangue di Napoli. Dopo il prologo, che descrive e capovolge la visione del mare amniotico dello scrittore di ritorno alla madre terra, finalmente sulla pagina scena appare la protagonista. L'innamorata del titolo, che lascia consumare nelle pene chi la desidera, senza svelare se quel sentimento sia ricambiato o no, fino al cupio dissolve. Cito, non ce ne importerebbe niente, insomma, di morire uccisi, quieti, purché ciò accadesse da queste parti, su questa porta azzurra, avendo per esempio alle spalle Posillipo e di fronte il mare che si allontana oltre i battenti di Capri e Ischia. Qui dico, in vista di Procida. Tutt'altro che pacificante questa fidanzatina del titolo. Qui siamo in zona Eros e Thanatos. E dal mare Marotta approda dunque alla donna isola e lo fa con un meccanismo di reductio ad notum per il lettore italiano degli anni 40, parte ovvero da Capri. Cito, Capri è l'isola che vi fa impazzire, diciamo un amante. Procida è un'isola a cui si vuol bene. Salto. E com'è questa Procida marottiana? È leggera, morbida, galleggia. Salperebbe, anzi, se affetti così antichi e tenaci non la incatenassero a Napoli. Ritorna su questo concetto dell'appartenenza. E qui ritorna il tuffo che la Capriano, no? Descritto prima da Sabatino, è di tufo. La pietra che respira, la pietra che vede, la pietra più scoperta, la pietra sughero, la pietra senza segreti. Il fuoco dei crateri che la fecero ormai le dorme in grembo. Questa terra ha tanta bellezza perché vive una lunghissima e beata convalescenza. Socciaro, Pizzaco, Chiaia, Terra Murata e Pozzo Vecchio si chiamano i crateri di Procida. Un paradiso sulla tomba di cinque inferni. Chiudo, virgolette. A Procida dunque anche l'inferno è morto. Capri è l'amore malattia, Procida, se non la salute, almeno la convalescenza. È nutrice come quella di Enea, da cui sembra derivi il nome, dice Marotta, che qui torna al mito e cito, questo fu mare greco e si capisce che le canzonette lo sanno. Marotta traduce quindi un pezzo di Giacomiano in italiano che io provo a leggere invece nel sacro dialetto di Giacomiano. Voca, voca, aicca proceta nera, sotto cielo serena stellata, aicca, mezza staria da sera, tale quale hanno monta affatato, aicca, che silenzio, che pace. L'ore che sta da bella sirena, scen, sciulia, s'abbiangoppa arena, e nu segno, camano, mo fa. Poco prima, nei versi precedenti di A Sirena, appunto di Giacomo, aveva avvertito, tutto mi dicono, per sotto proceta si passa, scansata, che c'è pericolo, c'è sta una femmina che incanta l'uomo, se chiama, e all'urda, ma poi, e fa, morì. Avocavo. E al vogatore dice, c'era negli orecchi nessuna paura e suggerisce di approdare alla chiaiolella o alla corricella. E dunque le case, sono le case ad abitare il paesaggio invece di essere abitate. Le case di Procida sono di un bianco latteo, fermo, chiuso, il bianco totale e compatto che esce dal tubetto fra le dita del pittore. Osservate la cupola della chiesa madre, non è dipinta di bianco, ma è bianca nell'intero suo spessore, nella sostanza, come bianco il gesso. Le case di Procida sono di bucato, un guanciale per il sole. Salto.
una vera pazzia geometrica, sempre più conferiscono a Procida l'aspetto di una città cannoneggiata. Una città cannoneggiata, e se non è vero. Visione però monocromatica, metafisica che azzera i colori pastello leggendo soltanto la calce a crudo. Dalle case alle persone. Cito. Procida è popolosissima, ma deserta. Di giorno perché tutti sono al lavoro, di sera perché tutti dormono. Per vedere un po' di gente, scendete al mare, dove le barche in fila sembrano riflettere senza mai venire a una decisione. Qui troverete, se non altro, i pescatori. Li descrive, ma uno, la sua descrizione di almeno uno, la leggo. Le reti si asciugano sospese ai pali mentre il pescatore fantastica guardando come vi si impiglia il fumo del suo mozzicone di sigaretta. L'uomo si distrae, si riscuote e di colpo si accorge che è passato moltissimo tempo, un'età o forse la vita. Le case, le persone, il paesaggio dunque propriamente detto in cui torna il colore, vigneti, oliveti, agrumeti si fiancheggiano nell'isola che Dio fece con il migliore verde, con il migliore azzurro che gli vennero sotto i pennelli, chiuse. Le strofe di Libero Bovio e ancora cita Lamartine e si congeda con un désir autobiografico. Cito. Vorrei possedere una casetta sul mare di Procida, ci stessimo senza urtarci i pochi libri che amo, il mio tabacco, i miei pensieri e io. Nel calzalto, nel canale d'Ischia, un tappeto blu. Passano e ripassano i transatlantici. Dove vanno e perché? Dall'andare allo stare. Nel désir di Procida, Marotta vagheggia il suo loisir. Dicembre 1960, le vie d'Italia, altra testata al Touring Club, pubblica il reportage di Alberto Moravia intitolato L'isola di Graziella, benché lo scrittore non nomini mai la creatura di Alfonso de Lamartine. Forse per specularità con L'isola di Arturo, che 3 anni prima aveva vinto il premio Strega, ipotesi. Le foto bellissime sono di Giacomo Pozzi Bellini. Questi sono reportage chiaramente che incastonano parole e foto, e i grandi fotografi, come prima ci ha ricordato Stefano Causa, sono scrittura e sguardo, altro sguardo sull'isola. Il 1960 è un anno di snodo per Moravia. Il matrimonio con Elsa Morante è iniziato nel 41 dopo gli anni capresi e quelli procidani agli sgoccioli. Nel 59 lo scrittore ha conosciuto Dacia Maralini e 2 anni dopo divorzierà dalla moglie. Nel 1960 Moravia pubblica La Noia, che vince il Viareggio, e Vittorio De Sica gira La Ciociara dal suo omonimo romanzo, quindi un anno importante. Alla fine di questo anno simbolico, anche per il paese, iniziano i 60, alla serie Questa nostra Italia, con la quale la rivista del Touring Club lasciava carta bianca agli autori, Moravia affida il suo reportage, uno sguardo dello scrittore romano, chiaramente che non è più endogeno, ma un po' d'adozione, visto che sull'isola aveva vissuto. L'approdo che sceglie, infatti, è la Chiaiolella, l'approdo forse di chi conosce l'isola. Anche lui, per la prima, come prima questione, non affronta il paesaggio, ma la rappresentazione. La mattina presto, l'approdo alla spiaggia della Chiaiolella ha tutto l'incanto di quella verginità omerica che ormai giornalisti e scrittori pretendono di poter trovare, se non in fondo al Pacifico, in qualche remoto arcipelago. La spiaggia è deserta. Ho perso il filo. Sì, quindi descrive, certo, passo alla conclusione. Dice... Procida non si vede, non si vedono case, una costa gialla a picco su un arenile deserto. Per Marotta i procidani non si vedono, per Moravia addirittura Procida scomparire, indicandone subito l'imprendibilità, il carattere ascoso,
restiò a manifestarsi, quasi esoterico, l'essenza epifanica dell'isola. Quindi Salto. Anche lui le case. Come sono le case per Moravia? Ritrovano dalla visione monocromatica una visione policroma, dal total white al colore. Sono alveari dai colori teneri, scoperchiati, con le celle in piena luce. Le celle sono terrazze ad arconi fittamente sovrapposte, con porte verdi in fondo alle terrazze. Ma la mancanza di angoli acuti, qui il confondersi delle loro tinte delicate e incantevoli, ricordano pure i gelati di questi paesi. Anzi, un solo gran gelato di sapori diversi in lenta liquefazione, con i buchi delle terrazze fatte col cucchiaio. Lo trovo magnifico. E ancora, Proche dell'Oriente, incastonata nel Mediterraneo, e ancora, a Salto, perché mi fanno segno, Procida compare nel reportage moraviano, compare per la prima volta il carcere e gli dedica l'ultimo fotogramma del reportage. La barca in fila, levando l'occhio a uno dei tanti fabbricati, distingue prigionieri arrampicati sulle inferriate come scimmie sui rami di un albero, che ci salutano con cenni delle mani. Al solito la prigione esercita una sua malinconica e ossessiva attrazione, sta parlando di se stesso, e lui è attratto dal carcere. Descrive il detenuto, con i polsi stretti alla catena, porta una sigaretta alla bocca e fuma con avidità, sempre guardandosi intorno. Siamo lontani anni luce dalle volute di fumo del pescatore marottiano, che entra nei buchi delle reti come filo a ricamare l'aria. La verginità omerica dell'incipit è perduta per sempre nell'explicit. Siamo all'inizio della saturazione contemporanea delle rappresentazioni del paesaggio, perché, come ha scritto Giovanni Ferraro, urbanista ed epistemologo, il moderno ammutolisce luoghi e fa proliferare il discorso dei luoghi. E il mio finisce qui. Scusatemi. Grazie mille a Natascia Festa, e ringrazio per la pazienza riguardo a tutte, diciamo, le inversioni degli interventi al professor Alvio Patierno. Il professor Patierno è professore di letteratura francese presso l'Università Sorbona Bene in Casa. Fra i suoi studi si è occupato proprio di Lamartine, pubblicando diversi contributi su di lui. In particolare ha lavorato sul mito di Graziella nell'immaginario popolare di Cafasso, nel volume della Lamartine, Napoli e l'Italia. Per l'intervento di oggi il professor Paterno ci illustrerà Tra Graziella e Antonella, la Procida di Lamartine. Prego il professor Paterno. Grazie presidente, e soprattutto grazie alle autorità di Procida. Al presidente vorrei fare un secondo ringraziamento per la casa di Graziella, di cui velocissimamente mi toccherà fare un cenno, e ovviamente ringrazio tutti i relatori che mi hanno preceduto, quelli di ieri per i loro interventi molto suggestivi, e quelli di oggi, da Pasquale Sabatino, da Stefano Causa, da Natascia Festa, per in qualche modo ciascuno con il proprio intervento per uscire, direi, dai cliché su Procida, dai cliché letterari e artistici su Procida. Io andrei velocemente a presentare il documento perché possiate leggere ovviamente alcune citazioni che mi toccherà fare durante il mio intervento. Ecco qui. Chiedo ovviamente al presidente
Nicola Scotto Di Carlo di dirmi se il PowerPoint si vede. Funziona tutto bene. Grazie, grazie. Allora, senza entrerei velocemente nel vivo del dibattito, ho dimenticato e me ne scuserà la carissima preside del nostro dipartimento, la Deus Ex Machina di questa bellissima organizzazione, ovviamente la professoressa Paola Villani. Madame Villani, veramente grazie per questa invitazione. Allora, lascerò da parte i due punti che riguardano il dibattito storico-letterario, e cioè l'autenticità dell'avventura napoletana di Lamartine con Antoniella durante il suo primo soggiorno a Napoli dal 1811 al 1812. Lamartine, lo sappiamo, ha 22 anni ed è stato mandato in Italia presso alcuni parenti per svagarsi. Non si tratta di grand tour, in questo caso lo vorrei precisare, e lascerei da parte l'autenticità del racconto Graziella, che il poeta scriverà più di 30 anni dopo, lo sappiamo, a partire dal 1844, il bestseller che già oggi avete ampiamente presentato. Diciamo subito che l'entusiasmo per il golfo è totale, come scrive al suo amico Aymon de Virieux, lo possiamo leggere: sono stato tentato di non venire a Napoli, avrei perso lo spettacolo più bello del mondo che mai più uscirà dalla mia immaginazione. Mi mancano le parole per descriverti questa città di incanto, questo golfo, questi paesaggi, queste montagne uniche sulla terra, questo orizzonte, questo cielo, queste tinte meravigliose. Madame de Staël, Chateaubriand, che lo hanno preceduto, non hanno avuto lo stesso tono celebrativo. Solo Dumas, direi, tanti anni dopo, ritroverà in qualche modo questo slancio di fervore per la natura partenopea. In realtà la procida lamartiniana di questo intervento vorrebbe evocare, che questo intervento vorrebbe evocare, nasce esattamente dal fortunoso connubio biografico letterario di questi due periodi. In effetti, quando nel 1844, tra agosto e settembre, l'autore Des Harmonies Poétiques et Religieuses giunge a Napoli accompagnato dalla moglie, dalla cognata Madame de Sessia e i figli, con l'intenzione di fare dei bagni di mare e nulla di più, e ovviamente di scrivere la storia dei Girondini e terminare la redazione delle Confidenze, cosa, e questa è la domanda, cosa quest'uomo politico già famoso e desideroso di fare carriera poteva realmente rivelare dei suoi primi amori, di quella Antoniella conosciuta in gioventù nel 1811 nella manifattura di tabacco, e per di più questa Antoniella amante di suo cugino, e suo cugino che era l'ospite. Se da Reste de la Chavanne, appunto questo cugino di Lione che dirigeva la fabbrica dei tabacchi a San Pietro Martire, era morto nel 1836, la fabbrica a Porta di Massa invece era ancora diretta dal figlio, un da Reste, e direi l'amico confidente Virieux era certo deceduto nel 1841, ma la presenza della famiglia, dei discendenti di D'Areste, e poi aggiungerei la necessità di conservare un tono serio per gli elettori suoi, e infine le biografie già pubblicate su di lui, su Lamartine, gli impediscono chiaramente di rievocare apertamente l'episodio del 1811-1812. Per meglio concentrarci sugli aspetti, direi, più tipicamente procidani del romanzo, conviene circoscrivere il fenomeno socio-letterario del mito di Graziella, che ha segnato in modo contraddittorio l'esistenza del poeta francese, vittima del suo eterno rimpianto verso il Golfo di Napoli. Il racconto Graziella è... Qui cerco di essere sintetico. Il racconto Graziella è essenzialmente frutto dell'ispirazione del famoso romanzo del conte di Forbin Charles Barrymore, pubblicato nel 1810,
e ristampato nel 1843, cioè prima della partenza di Lamartine per Ischia. Questo romanzo, che narra la vicenda di un giovane pittore aristocratico rifugiatosi a Procida in seguito a una tempesta, e che si innamora di una giovane procidana, esattamente la storia di Graziella, ed è frutto anche dell'ispirazione delle tradizioni locali già largamente seguite sull'isola, come ad esempio le canzoni intitolate Graziella, la devozione dei procidani per la Madonna delle Grazie. Per cogliere l'immagine del Golfo di Napoli e di Procida, che l'autore nonché diplomatico Lamartine esprime, ho scelto di considerare uno degli aspetti che Lamartine, a mio avviso, ha maggiormente curato nella sua scrittura, ovvero Graziella e il primato della natura, quella predilezione per una realtà popolare che appare dirompente rispetto al suo essere aristocratico. E ci siamo domandato in che modo Procida, quale ossimoro della sua vita, al contempo menzogna letteraria e verità romantica, per parodiare René Girard, cristallizzi la narrazione della vita e del lavoro di un popolo, il popolo procidano. Quindi i due punti che svilupperò velocemente sono l'antropologia dell'umile e poi il lavoro. Scritto a Ischia, nel luogo stesso del ricordo, di fronte all'isola di Procida, il testo mescola il duplice piano della vita e della scrittura attraverso una visione diretta del contesto e poi dei ricordi già largamente affidati alla sua produzione poetica antecedente. Graziella esprime prima di tutto l'esigenza lamartiniana di restituire la coralità di un popolo. Ecco, convinto com'era questo scrittore di Mii, imbarcato nella sua allora ancora promettente carriera politica, di perseguire quello che va definito come un'opera di moralizzazione, come testimoniano del resto gli episodi di lettura di Tacito e di Paul e Virginie ad opera dei due amici. E cito velocemente: vivevamo all'aria aperta con il popolo e della vita frugale del popolo, eravamo voluti divenire noi stessi popolo per essere più vicini alla natura. Ne portavamo gli abiti, ne parlavamo la lingua e la semplicità delle sue abitudini ci trasmetteva, per così dire, l'ingenuità dei suoi sentimenti. Graziella appare come un'opera marina nella quale però si percepisce il confronto costante tra il lavoro del marinaio, quello dell'artigiano e quello del contadino, in un inno all'universo purificatore della manualità. Il racconto traduce un passaggio, direi, della cultura allo stato di natura, al contrario, appunto, delle sue passeggiate romane tra le rovine antiche. L'erranza del giovane poeta ha per meta il mare del Golfo e prima di tutto i pescatori di Posillipo, questi, e cito, uomini del popolo in cui gesti e sguardi sono più importanti delle parole. Questi uomini, questi pescatori invidiati da Lamartine e dal suo amico Virieux, che lo ha appena raggiunto in quel momento. E già il racconto si profila come un quadro di genere che invita a confondere sogno e realtà in compagnia, e cito, di questi felici lazzaroni che ricoprivano allora numerose le spiagge e il molo di Napoli, trascorrendo le loro giornate a dormire sulla sabbia all'ombra della loro barchetta, ad ascoltare versi improvvisati dai poeti ambulanti, a ballare la tarantella con le ragazze della loro condizione la sera sotto i pergolati in riva al mare. Ora vediamo, vedere e sentire sembrano non bastare allo scrittore che decide di entrare nel paesaggio condividendo la vita dei pescatori almeno per alcuni giorni e quindi imbarcarsi per affrontare l'ebbrezza della vita avventurosa.
La pia filosofia del barcaiolo nel romanzo Graziella, per il quale, cito, il pescatore sotto la tutela immediata del cielo, l'uomo non sa da dove vengano il vento e l'onda, la pialla e la lima sono nelle mani dell'operaio, la ricchezza e i favori sono nella mano del re, ma la barca è nelle mani di Dio. Ebbene, questa filosofia prepara in qualche modo a Margellino, come scrive nel romanzo, l'imbarcazione del destino, quella barca di fortuna che dentro la tempesta lo porterà a Procida. La vittoria della natura sembra assolutamente ovunque. A Cuma, dove i templi sono seppelliti sotto i fitti laurei e i fichi selvaggi, a Portici e a Pompei, ridenti sotto la lava e la cenere del Vesuvio. Sul mare in tempesta, ove il vecchio pescatore decide infine di approdare a Procida o morire. Procida, rifugio salvifico dove casa e natura si mescolano, appunto la casa di Graziella. Un grande fico e qualche contorto ceppo di vite che si chinavano da lì sull'angolo della casa confondevano le foglie e la frutta sotto le aperture della galleria e gettavano due o tre festoni serpeggianti sul muro d'appoggio delle arcate. E questo il preludio all'apparizione dell'incantevole figura di una fanciulla. E alla sua lunga descrizione in un paesaggio, direi, alla Piranesi, dopo un'intera notte di tempeste e un'interminabile e pericolosa salita. Rinunciando a soffermarmi per ragioni di tempo sul ritratto che è fatto a puntata della ragazza che caratterizza gli episodi centrali del racconto, possiamo ricordare, direi, le due anime del viso della giovane procidana, colte appunto dal narratore. Dapprima, questo viso perfettamente inquadrato sfugge alla convenzione del topos descrittivo romantico. Se da un lato la voce chiara e dolce, la figura alta e snella, le gote piene, tonde dal contorno fermo esprimono, come dire, giovinezza, avvenenza e anche salute, ebbene dall'altro Lamartine restituisce un viso paesaggio e per riprendere l'espressione di Jeanine Guichardet, ove già si iscrivono sottilmente i segni di un destino, un viso dalle duplici sembianze, come aggiungo io, con una parte dei lunghi capelli neri che cadono su una guancia e sarebbe il lato chiaro, mentre, e cito, l'altra metà le si avvolgeva intorno al collo e poi, spinta oltre la spalla dal vento che soffiava con forza, colpiva l'imposta semichiusa e ritornava a sferzarle il viso come l'ala di un corvo battuta dal vento. È il lato scuro. La torsione serpentina di questi capelli di medusa, unita al colore indeciso dei grandi occhi tra il nero cupo e il blu del mare, racchiude Graziella in una specie di mistero. Donna e natura, l'eroina del romanzo si impone però come l'incarnazione dell'elemento marino, senz'altro. I soli di Procida scorrono sul viso della ragazza, così come lei illumina la stanza del giovane poeta Lamartine ammalato. Il mare costituisce, lo abbiamo già sentito varie volte oggi, ovviamente la narrazione metaforica dell'isola simboleggiata dalla ragazza paesaggio. Di volta in volta, fiore del mare, come si definisce lei stessa, figlia delle onde, fino alla Graziella in versione creatura marina di natura fantastica. E cito, i suoi capelli ricrescevano con la linfa forte e fitta delle piante marine sotto le tiepide onde della primavera.
Passerei al mio secondo punto. L'antropologia dell'umile sarebbe incompleta, direi, se non si considerasse il piano narrativo dedicato al lavoro. E qui parlerò velocemente di Procida e del corallo. La presenza del mare introduce il romanzo, imperniato sulla romantica storia d'amore, in una più realistica cornice di attività lavorativa, quella dei pescatori, ma parallelamente anche quella della lavorazione del corallo. Ricorderei a questo effetto il saggio di Annalisa Aruta Stampacchia, Lamartine e l'arte del corallo, nel volume a cura di Georges Vallet, Lamartine, Napoli, l'Italia, e lo cito proprio perché fu un convegno organizzato dal suo Ursula Benincasa per il bicentenario della nascita dell'autore francese nel lontano 1990. Non è certo il caso di accennare qui alla storia dell'arte del corale a Napoli, con le golette che partivano per le coste africane alla ricerca del prodotto grezzo, di cui gli equipaggi erano spesso composti da procidani esperti nel mestiere. L'attività, lo sappiamo, si intensifica nell'Ottocento con la costruzione della prima fabbrica a Torre del Greco, e si può ragionevolmente affermare che già nel periodo murattiano il corallo, richiesto in tutta Europa, diventa un gioiello della classe borghese. Così, bene così, l'Antoniella sigaraia di Porta di Massa si trasforma nella corallai procidana, consentendo allo scrittore di conferire all'occupazione della sua eroina un'aura più amabile. Nel Cours familier de littérature, l'autore scrive che, e cito, l'anima dei luoghi si ritrova più o meno nell'anima dell'uomo, e quindi la scelta del lavoro del corallo rafforza nel personaggio il riflesso del luogo dove vive. Questo principio è particolarmente fondato in Graziella, poiché la ragazza lavora a casa e non con le altre operai in manifattura. Fiera del suo nuovo ingegno, Graziella conduce Lamartine, l'ospite, nella sua stanza ad ammirare, cito, i piccoli lavori di corallo che aveva già tornito e lucidato, disposti in bell'ordine nell'ovatta in piccole scatole. Volle forgiarne un pezzo davanti ai miei occhi. Davanti a lei io facevo girare con la punta del piede la ruota del piccolo tornio, mentre essa presentava il ramo rosso di corallo alla sega circolare che lo tagliava stridendo. Poi, tenendo i pezzi con la punta delle dita, li arrotondava passandoli contro la mola. La descrizione di Graziella mentre taglia e arrotonda i pezzi trasforma ovviamente l'immagine della ragazza, che acquisisce così rilevanza e spessore grazie proprio alla polvere rosa del corallo che ricopre le sue mani e va a esaltare il colorito del volto come un fade. Cito, la polvere rosa le copriva le mani e volava qualche volta fin sul viso, impolverandole le gote e le labbra di un leggero belletto che rendeva i suoi occhi ancora più azzurri e splendenti. Si ripulì ridendo e scosse i capelli neri dalla polvere che finì per ricoprirli. La comparsa del corallo nel romanzo corrisponde al momento più lieto della loro storia, la fanciulla di Procida e lo straniero. E simbolicamente la nuvola rosa di Coral li avvolge nella stessa felicità dell'innamoramento reciproco. Se è vero che un'antica tradizione attribuisce al corallo, come sapete, la facoltà di portare fortuna, i romani già lo adoperavano come amuleto, ebbene, il racconto sembra convalidarne l'ipotesi, dato che solo con la comparsa del corallo inizia l'atmosfera di benessere familiare. Anche nelle ultime pagine delle Confidences, il color rosa verrà associato al ricordo di Graziella. Non pago, però,
l'ultimo fugace accenno al corallo, Lamartine lo affida al suo ultimo romanzo del 1867, quello scritto dopo la scomparsa della moglie, dove ritorna con la memoria all'Eden del Golfo di Napoli, ad Antonella, a Graziella, per dirci forse che tra le sue raffinate relazioni amorose, come ad esempio Henriette Pommier o Julie Charles, trasformate in muse letterarie nelle successive figure idealizzate di Elvira, ebbene è proprio Graziella, sì, proprio Graziella, la popolana procidana a vincere nel suo cuore. Mi avvio alla conclusione. Il romanzo Graziella, che è una mezza confidenza, rappresenta innanzitutto, come ha scritto Giovanni Saverio Sant'Angelo, l'indelebile prima stagione dei sensi. Ma Graziella può anche essere letto, secondo me, come una composizione di tableau vivant, immortalati nei gruppi umani rappresentati. La passione romantica del sentimento, direi, fa spazio a un più avvolgente romanticismo di tipo umanitario, che si concretizza nel realismo descrittivo del paesaggio, dei personaggi e delle attività lavorative. Oltre, e forse contro la stessa solarità del racconto procidano, l'eroina sembra partecipe di questo sguardo, come dire, commosso che Lamartine pone sugli esseri e sulle cose e che gli consente di recuperare il lignaggio antico a cui è sensibile e nel quale inserisce Graziella e la sua famiglia. E lo dimostra l'episodio del pezzo di legno staccato dal letto della nonna e sul quale era scolpita l'effigie di San Francesco, che l'indomani verrà incastrato sulla prua della nuova barca costruita. Osserva allora Lamartine, e cito: allo stesso modo i popoli dell'antichità, quando erigevano un tempio sulle rovine di un altro, avevano cura di inserire nella costruzione del nuovo edificio almeno una colonna del vecchio tempio, affinché rimanesse qualcosa di antico e di sacro nel moderno. Ecco, nei noti versi del commento a Ischia, Lamartine, lo sappiamo, eternizza il suo sentimento: è l'isola del mio cuore, l'oasi della mia gioventù, è il riposo della mia maturità. Direi, come ultima osservazione, che sembra quasi che il potere magico del vallo lamartiniano della sua Francia, diffuso nelle sue meditazioni poetiche, si ritrovi più forte, più sentito nel golfo, direi nel rifugio pacifico dell'isola procidana. Grazie. 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 Grazie mille, professore, per questo intervento delicatissimo e illuminante. Io andrei avanti con la professoressa Paola Baumgarten, professoressa di letteratura tedesca presso l'Università Sorossola Bene in Casa, nei corsi triennali e magistrali di lingue e culture straniere, ed è presidente nazionale della Società Italiana Goethe. La professoressa ha condotto numerosi e prestigiosi studi intorno alla figura e alla scrittura di Goethe. Allora, invito la professoressa a parlare introdurre il suo intervento, che è intitolato Il figlio di Goethe a Procida. Grazie. Bene, la ringrazio, direttore Scotto Di Carlo, per la sua generosa presentazione, così come ringrazio l'Università Sorossola Bene in Casa nella persona della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, la collega e amica Paola Villani, con cui da anni condivido l'interesse per la letteratura di viaggio, che d'altra parte si coniuga nei nostri corsi di studio, in insegnamenti e anche in pubblicazioni sulla letteratura di viaggio europea. Ringrazio ancora i relatori che mi hanno preceduto, perché in qualche modo hanno spianato la strada al mio intervento, che prometto sarà
breve, in particolar modo Natascia Festa e Alvio Patierno, quindi sono molto contenta di questo disordine degli interventi, proprio perché parlerò del mare e della differenza straniante che il mare ha generato nei diari dei Goethe, della famiglia Goethe, perché d'altra parte è stata proprio Natascia Festa a mettere diciamo l'attenzione, a far porre l'attenzione sul fatto che Goethe, il poeta della Weltliteratur, che ci ha donato forse il più famoso libro di viaggio della letteratura tedesca, guardi il mare sempre dalla terra, dal Vesuvio, così come Alvio ha parlato a proposito di Procida come approdo e come diciamo una meta che si raggiunge con imbarcazioni del destino. Bene, questo sarà proprio il tema del mio intervento. Intervento che mi ha generato non poche domande e anche perplessità, mi devo mettere a studiare, vi confesso, perché quando Paola mi ha chiesto di individuare un viaggiatore tedesco da presentare in questa giornata, io stentavo a trovarne uno che potesse effettivamente dirsi un viaggiatore che ci aveva lasciato una testimonianza di Procida, questa, oppure che l'avesse sognata, perché come ci ha detto anche molto bene Stefano Causa, i tedeschi molte volte hanno usato due termini, non a caso, credo, traducendo dal tedesco, hanno scoperto e inventato la nostra città e le sue isole. Il verbo in tedesco è erfinden. D'altra parte, molti luoghi, le isole, penso per esempio a Capri e a Ischia, sono state sognate e non visitate, eppure sono entrate veramente a gamba tesa nell'immaginario collettivo tedesco, generando una vera e propria italofilia. Però avevo riflettuto su Procida e sull'assenza di Procida dalla letteratura odeporica di lingua tedesca leggendo il diario di viaggio di August von Goethe, figlio del famoso poeta, quando rintracciai nel suo diario alcune annotazioni che riguardavano una sua breve escursione a Procida. Mi parvero già un unicum della letteratura peregetica di lingua tedesca, anzi di più, mi sembrarono una vera e propria inversione di rotta sulla carta geografica dell'Italian Reise, del viaggio in Italia, del padre Johann Wolfgang, dove Procida, ma anche Ischia e Capri, restano macchie bianche. Un motivo c'è, questo motivo è il mare, o più precisamente il rischio del mare, il naufragio. August von Goethe, lo sapete, non è uno scrittore, è soltanto l'autore di pochi diari di viaggio commissionati dal padre, per lo più inediti, per volontà del padre, e va preso in considerazione solo perché è il figlio del grande poeta Goethe, l'autore di uno, come abbiamo detto, dei più celebrati libri del Grand Tour europeo, di cui August diventa a tutti gli effetti erede. Sì, perché nella famiglia Goethe il viaggio in Italia è la più preziosa eredità culturale che passa di padre in figlio per tre generazioni. Tutti conosciamo Goethe come l'autore dell'Italienische Reise, la sua opera più popolare ma anche la più critica, è una parte della sua autobiografia, d'altra parte il titolo originario doveva essere Aus meinem Leben, dalla mia vita, ed è quindi proprio come parte fondante della sua autobiografia un libro che pone al lettore sempre quesiti sulle premesse storiche, sociali, psicologiche, ma anche familiari che sono alla base della sua lunga gestazione. Una gestazione che è durata per tutta la vita del poeta, se si considera che
Goethe aveva seguito per 25 anni la redazione del diario di viaggio di suo padre, Johann Caspar Goethe, anche questo un diario fino al 1986 inedito. In realtà viene scritto in italiano e pubblicato a Roma nel 1945 su commissione della Reale Accademia. Il Farinelli, che cura, un germanista molto noto, che cura questo diario intitolato Passeggiata per l'Italia nell'anno 1740, Reise durch Italien im Jahre 1740. Poi Goethe aveva lavorato per circa un trentennio alla stesura e alla rielaborazione delle proprie memorie di viaggio, per riscoprire nel 1830 l'Italia e in particolar modo il Sud con gli occhi ringiovaniti attraverso lo sguardo del figlio. Le cui impressioni italiane sono raccolte in un volume postumo uscito nel 1998 in Germania per l'editore Hanser, che ha il titolo Auf einer Reise nach Süden. Non è stato tradotto in italiano, ma una traduzione potrebbe essere In viaggio verso il Sud. Questi tre testi strettamente imparentati offrono, in un gioco di continue rievocazioni, rinvii, anche rispecchiamenti intermediali, perché ci sono disegni, Goethe sono anche disegnatori, ci sono riflessioni scientifiche, offrono questi diari un'immagine dell'Italia goetiana variegata che si arricchisce anche di nuove possibilità conoscitive. È sicuramente un'Italia metaforica che ha dei confini mutevoli, perché le topografie dei loro viaggi cambiano, anche se in qualche modo c'è un itinerario condiviso che è stato discusso lungo quasi un secolo, potremmo dire, che in cui l'Italia diventa un motivo, o per meglio dire un leitmotiv, un ritornello che appunto ritorna trasformandosi. Ciò ci spinge a leggere la Italienische Reise di Goethe come in una dimensione macrotestuale, cioè i tre diari sono un unico libro, e questo Goethe non rivela mai di avere quasi mutuato passi del diario del padre, ma in realtà proprio da Napoli sembra suggerirci questa lettura macrotestuale della letteratura odeporica quando scrive: se di ciascuno conosco anche i predecessori, potrò rallegrarmi con lui, trarre giovamento da lui, aspettare chi gli succederà, e qualora abbia avuto frattanto la fortuna di conoscere anch'io quel paese, potrò incontrare quel successore con spirito ugualmente amico. Questa riflessione metatestuale origina dalla consapevolezza dello scrittore dell'incomunicabilità e della transitorietà delle impressioni del paesaggio italiano, che cambia proprio come quello tedesco nel tempo storico, nella percezione del mondo antico, dei viaggiatori, nella discontinuità della memoria individuale del pubblico e anche della riscrittura. I tre viaggiatori, Goethe, restituiscono infatti un'Italia che è lo specchio di una Germania che cambia attraverso un secolo in cui si avvicendano e anche si contrastano illuminismo, classicismo, romanticismo in un quadro movimentato, quello a cavallo o a ridosso della rivoluzione francese. August von Goethe è per così dire l'anello debole della catena delle tre generazioni, l'ultimo dei tre Goethe, debole di costituzione e di spirito. Il figlio di Goethe non ha la fede luterana e il rigore illuministico del nonno Johann Caspar, che cataloga con acribia il patrimonio storico-artistico italiano e napoletano, né alla capacità creativa del padre. In Italia, in quello che dovrebbe essere il suo viaggio terapeutico, la sua rinascita o il suo rinascimento, August getta la maschera in rigidità da anni di sofferenze e di umiliazioni psicologiche al cospetto, come dice Thomas Mann, della figura luminosa del grande poeta,
ma anche di quell'aria soffocante della corte di Weimar che lo relega come in casa a un posto subalterno e del tutto secondario. August è l'uomo di fiducia del padre di Goethe, gestisce l'eredità di famiglia, ma soprattutto il patrimonio letterario del padre, di cui diviene il più abile e rassicurante curatore, anche nella funzione di portavoce del padre presso la famosissima, prestigiosa casa editrice Cotta. In realtà vive come un funzionario fossilizzato nel proprio ufficio. Lui vive in una mansarda al Frauenplan, nella casa del padre, che chiama Das Schiff, la nave. Si sente però un filisteo impegnato in irrilevanti questioni domestiche ed economiche. Nel 1829, proprio quando August finisce di curare per il padre l'edizione completa dell'Italienische Reise, quella integrata con il capitolo sul carnevale romano, che è una premonizione drammatica della grande tempesta europea, la rivoluzione francese, August, gravemente ammalato di alcolismo, decide anche dietro insistenza del padre di partire per l'Italia, sognando un cupio di soldi sull'isola romantica di Capri. E qui c'è da dire che Goethe padre, in realtà mette una distanza tra sé e il dramma del figlio. Goethe sa che il figlio non farà ritorno dal viaggio in Italia, non riesce a essere spettatore diretto di questo dramma, lo spedisce in Italia, a quanto pare. Goethe nutriva una vera e propria distanza, no? È stato visto un amore per la distanza, guarda il mare dal Vesuvio, una grossa distanza. Quindi una distanza dal pericolo, dal dolore, dal lutto, dalla rivoluzione, dallo sradicamento. Segue la rovina del figlio solo attraverso il suo epistolario dall'Italia. Il diario di August, Auf einer Reise nach Süden, che il padre aveva scorso frettolosamente con una vaga promessa di pubblicarglielo su una rivista inglese, poi venne messo da parte per volere dello stesso Goethe. Abbiamo detto che viene pubblicato solo nel 1998, contiene inizialmente delle pagine che August scriveva dall'Italia solo per compiacere e tranquillizzare il padre. In realtà i chilometri italiani segnano una distanza pericolosa dalla Turingia. In Italia il figlio di Goethe infatti non trova quella misura classica del padre. Potremmo dire che August è un Werther o un Tasso, visto che è stato citato il Tasso, poi ci ritornerò. Quindi in Italia August non trova la misura classica del padre. Goethe, proprio in Italia e proprio a Napoli, conclude il suo Tasso dandogli una misura e un verso classici. Si redime dal werterismo, dallo Sturm und Drang. Abbiamo parlato di tempeste nel mare. Sturm vuol dire tempesta. Quindi Goethe si redime, e proprio a Napoli, parlo di Johann Wolfgang Goethe, nel caos di Napoli, che è l'ordine dei napoletani, come dice Goethe, lui decide di diventare, riconosce di essere un uomo del nord e si redime anche dal Weltschmerz, dal dolore cosmico, non così per il figlio. Nel 1830 il consigliere della Camera di Weimar, August von Goethe, riprende il cammino dei suoi avi verso quel sud che, come si sa, è la chiave di lettura dell'Italia, nella speranza di rinascere come i suoi avi in Arcadia. Ma il suo viaggio termina tragicamente a Roma, Roma che vede dopo Napoli, dove è sepolto nel cimitero acattolico degli stranieri alla piramide Cestia, un luogo che tra l'altro profeticamente il padre aveva dipinto due volte in Italia sperando di essere sepolto lì. Invece la sua morte improvvisa e prematura fu dovuta, come si pensa, a una cirrosi epatica. Nell'educazione di August i viaggi rivestono, come da sempre nella tradizione della famiglia Goethe, un'importanza capitale.
Il Wandern, il pellegrinare romantico, infinito, senza meta, il Wanderer, il pellegrino, sono motivi che, come è noto, percorrono tutta l'opera di Johann Wolfgang Goethe. Per Goethe l'uomo moderno deve diventare Wanderfähig, cioè capace di migrare per trovare nella discontinuità storica della modernità la stabilità dell'io, un tema molto moderno, direi. Il Wandern abito al cambiamento, agli spostamenti, al mutamento. Il migrante deve essere nel suo cammino un uomo al sicuro. Il Wanderer, però, secondo Goethe, non deve trasformarsi in nomade, al contrario, deve sempre trovare la forza interiore di radicarsi nuovamente, non deve smarrire la direzione, deve essere pronto alla partenza, all'adattamento al nuovo, al ritorno però anche e alla nuova fondazione. Non deve fare soste, deve tornare a casa, nel suo viaggio è previsto il ritorno. Bene, quando Goethe, Johann Wolfgang, ritornerà dall'Italia e da Napoli, da dove comincia la risalita per Weimar, per tornare a Weimar, torna con due anime riconciliate, quelle del poeta e dell'uomo di Stato. Per dirla in metafora, con il suo dramma Tasso, ritorna riconciliato come Tasso e come Antonio, come uomo di Stato e come poeta. Nell'opera di Goethe però non ricorre solo il viandante, ricorre anche il suo pendant negativo, il fuggiasco, il cui desiderio romantico di libertà e di conoscenze illimitate si traduce poi in una angoscia perenne che culmina nel naufragio esistenziale dell'uomo moderno, così come accade ad August. Il viaggio verso sud di August è infatti diverso da quello del padre. C'è una fretta ossessiva di vedere, tipica dei tempi moderni, una grande irrequietezza che riesce a tenere a bada solamente bevendo buon vino a tutte le ore. C'è l'ansia tipica di chi deve assolvere per forza un compito che gli ha imposto la famiglia, dal quale si sente risollevato se piove e non deve uscire. Ciononostante, in questo diario ci sono delle osservazioni molto importanti, soprattutto quelle che riguardano Pompei, dove con l'archeologo Zan assiste anche al recupero di alcune ville pompeiane, tra cui quella che viene dedicata al padre e che oggi si chiama Casa del Fauno. Soprattutto nuova e moderna nel viaggio di August è la via, la modalità, ovvero il mare. Il mare è la vera frende, la vera estraneità italiana del viaggio di Goethe. L'attrazione di August per il mare differenzia quindi il suo diario da quello dei suoi avi, che se ne erano tenuti a distanza, limitando il loro interesse allo studio delle maree, della flora, della fauna marine. I naufragi rappresentano nell'opera del Goethe classico il pensiero catastrofico che conduce alla deriva della traversata esistenziale e delle aspirazioni umane. Goethe, che pure nelle opere giovanili dello Sturm und Drang aveva esaltato il tumulto delle passioni, i rischi dell'immobilismo, teme il mare in tempesta come simbolo della guerra, della rivoluzione e dei processi inesorabili di trasformazione. In seguito alla battaglia di Jena, pensando alla buona sorte di essere scampato ai pericoli dell'occupazione francese, Goethe difende il ruolo dello spettatore che guarda a distanza di sicurezza lo spettacolo della battaglia e della morte, spettatore che dunque viene sfiorato ma non investito dalla tragedia. August, l'unico figlio di Goethe, è nato nell'anno della Rivoluzione francese, ha uno spirito prussiano guerrafondaio e un'infatuazione patologica per Napoleone. Non possiede la misura classica del padre, sebbene si professi un classico, e invece in linea con lo Zeitgeist tedesco è intimamente romantico e dell'ideologia romantica subisce il fascino grandioso e tremendo del naufragio,
tra kantiana estetica del sublime e suggestioni bibliche dell'Apocalisse e della Genesi. Il suo viaggio si divide in due parti, la prima nell'Italia del Nord, dove viene accompagnato dall'amico e anche collaboratore del padre, Johann Peter Eckermann, che lo abbandona perché anche lui non ce la fa a vedere August andare in rovina, e una seconda parte che possiamo definire una flânerie, che non a caso viene interessare un fascicolo a parte del diario separato. August è mosso dal desiderio di libertà ed emancipazione, vuole conoscere pratiche di vita alternative, vive una solitudine dolorosa, se ne va in giro perdendosi soprattutto nei meandri di una geografia sentimentale, interiore. Per citare Nuvolati, il suo viaggio diventa una sorta di suicidio a metà, sospeso tra il ritorno a casa e la morte. A Weimar tutti temono per l'incolumità di August. Suo padre addirittura, poiché il suo matrimonio con Ottilie von Poddisch sta naufragando, cambia il proprio testamento e lo devolve in favore dei nipoti. Napoli rappresenta il viaggio estremo di questo, rappresenta, scusate, il polo estremo del viaggio di August. Abbiamo visto che visita la città, visita Pompei, ma soprattutto gira per mare, le isole. E qui parliamo di Procida. Procida viene visitata per poche ore, probabilmente. È il 20 settembre, August si mette in navigazione per Ischia, visita tutto il Golfo e dice poche battute, esprime qual è il suo impatto. Di nuovo in barca, approdiamo a Procida, pranziamo in un'osteria di Lazzaroni, abbiamo comprato del pesce, soprattutto murene, abbiamo ammirato le amazzoni di Procida, le grazielle, no? Che, di cui si è parlato, che per tre carlini hanno indossato l'abito locale. Mi sono divertito come un matto, qui si vive come dal Dio di Mannheim. Il mare riserva ad August rischiose avventure, che racconta sulla falsariga della novella del naufragio al largo di Capri della italienische Reise del padre, rovesciando però i termini della sua metaforica nautica. Tornando da Messina a Napoli nel maggio 1787 in compagnia del pittore August Knipp, Goethe era finito in una bonaccia che paralizzava la navigazione, con il rischio che la nave andasse a picco in modo paradossale. Quel mare che riposa immobile fu per il poeta preoccupante segno di silenzio, di morte, di orrore, una preoccupazione che fu arginata con la scrittura di un importante passo del Tasso. Quella di August invece è la visione di un mare bacchico che piuttosto inebria al cospetto del naufragio e della morte. Vi leggo alcuni versi al largo di Amalfi, proprio in contrasto con l'italienische Reise del padre. Quella cosetta di barca vacillava sempre più nella risacca. Gli scogli da queste parti, padre, lei li conosce bene. Mi proclamo Albione, il re del mare, e inizio a dar comandi ai barcaioli. In cambio prometto vino, maccheroni e una buona mancia. August si lascerebbe annegare nell'acqua come nel vino, senza temere le insidie marine, mentre il poeta Goethe, come dicevamo, a largo di Capri, ispirato dallo scampato in avvistamento del battello sullo scoglio della sirena, termina con la grande metafora di scoglio e flutto il suo dramma Torquato Tasso, scrivendo la scena in cui Tasso si confronta con il rivale Antonio e implora, come chi è in procinto di affogare, il salvatore. Così, dice Goethe, il navigante si aggrappa infine a quello scoglio contro il quale deve naufragare. Nella simbologia nautica, invero, simbologia esistenziale dell'opera goetiana, roccia e abisso definiscono l'ascesa e la rovina dell'uomo, ma anche, così nel Werther, così nel Faust, quella volontà di potere come volontà di naufragio, di autodistruzione, che troverà la sua espressione nichilistica più compiuta nella nascita della tragedia di Nietzsche.
Nei tre diari di viaggio goetiani, l'Arcadia italiana è insieme simbolo di ascesa, di cultura umanistica, di formazione, di rinascimento, un'espressione che ricorre nei diari. Ma l'Arcadia, come ci ricorda il quadro di Nicolas Poussin, è simbolo di morte, di smarrimento nella fede italiana, che poi è a ben guardare la propria estraneità rimossa, l'estraneità da sé e dal mondo che si delinea drammaticamente nella distanza dal mare. Il motivo faustiano superumistico della scena di Filemone e Bauci, della tragedia goetiana, prima si parlava di Procida come un vulcano, è stato Sabatino a dirlo, no? Come un grande vulcano. Bene, non so se sapete che il Monte Nuovo ha dato origine alle scene infernali del Faust, no? Quindi questi ambienti, queste immagini che si traducono in poesia, in metafora. Bene, nella scena di Filemone e Bauci, della tragedia del Faust, l'immagine della cascata che di rupe in rupe anela al baratro percorre anche i tre diari di Goethe. Possiamo rintracciarla in una visione comune, che è quella della cascata di Tivoli, mentre Goethe, il poeta classico, in compagnia di Philipp Hackert, di cui ha parlato Stefano Causa, a Tivoli, con le sue matite cerca di dar forma, la forma classica, l'indomita natura fluviale dell'Aniene, il figlio August, nell'ultima scena del suo diario dall'Italia, riafferma la sua attenzione all'infinita erranza che, come si è detto, culmina nel naufragio. Chiudo: il naufrago August, al largo di Procida, guarda lo spettacolo del sublime senza provar paura, perché non ha speranza né desiderio di salvezza per sé, per lo Stato, per il mondo. Mentre Goethe padre tenta con la sua italienische Reise di opporre alla sconfinatezza della Wanderung romantica la circolarità del suo ormai anacronistico giro italiano, come dice Heine nel segno del classicismo, August, figlio della rivoluzione, segue nella fredda del tempestoso mare del sud la deriva romantica del nichilismo werteriano. Vi ringrazio. Grazie mille, professor Van Garden. Direi, vorrei fare semplicemente una piccola chiosa finale, ma prima poi ovviamente di chiamare con noi Paola Villani. Riguardo alcuni elementi storici, ma più che altro anche per il luogo in cui oggi ci troviamo, almeno con Michele Paragliola che è qui al mio fianco e la dottoressa Festa che è ancora qui con noi. Ovvero la sala della marineria procidana. Giustamente lei ha citato, come molti, chiaramente il rapporto di Procida con il mare. Diciamo tutto il convegno orientato ad una lettura dell'isola, diciamo sotto i diversi aspetti e le diverse sensibilità artistiche e culturali di chi l'ha narrata. Ebbene, per chi non lo conosce, chiaramente, sappiamo che Procida ha una storia marinara importante, che probabilmente diciamo è questa storia che in qualche maniera ha determinato l'identità culturale dell'isola, che ancora oggi è abbastanza importante, abbastanza forte, non è un qualcosa che appartiene solo al passato, di cui non è più leggibile, ma in realtà è ancora fortemente leggibile proprio nelle dinamiche socio-economiche dell'isola di oggi. Perché dico questo? Leggo giusto una leggera citazione. Prima di dire questo c'è un aspetto. Abbiamo trattato la questione del viaggio, cioè di persone che hanno viaggiato verso Procida. Il discorso della marineria invece per Procida, dal punto di vista storico, è il contrario. Cioè una Procida, i procidani che hanno viaggiato praticamente per tutte le rotte del Mediterraneo e degli oceani, in epoche anche abbastanza remote. Ricordiamoci e qui raccolgo un po' gli studi fatti da Raffaella Salvemini, Sergio Zazzera, Lamberto Radonia, dai quali studi sviluppiamo una determinata narrazione nella nostra esposizione. Ricordiamoci che già nella metà del Settecento
Martinica, Tartane, Procidane, viaggiavano e veleggiavano per tutti i porti del Mediterraneo e del Nord Europa, e anche alcuni altri bastimenti immediatamente dopo solcavano il Pacifico fino ad arrivare alle Americhe. E, la cultura del Procidano, la cultura dei Procidani, è una cultura che è fortemente permeata del loro rapporto con l'estero, con l'esterno. Questa cultura è stata poi riversata, anche se vogliamo interiorizzata, e riportata sulla nostra isola, per cui e soprattutto la nostra cultura è anche frutto di contaminazioni. Ricordo un po' di tempo fa facemmo una ricerca su antichi quotidiani della stampa inglese della metà dell'Ottocento. C'è un articolo del 1860 che esce su un quotidiano inglese di un vagabondo che descrive un articolo One Day in Procida, un giorno, e fa una descrizione dell'isola molto veloce, un articoletto in realtà molto breve, ma la cosa più simpatica e che in qualche maniera ci ridà una lettura di queste contaminazioni è che lui nella descrizione dice a un certo punto: la cosa che più mi lascia interdetto, visto che ho cercato gli isolani e stavano tutti raccolti in una funzione religiosa, in chiesa, probabilmente una domenica, e la cosa che lo lasciava interdetto è di aver visto che i maschi procidani erano non solo molto abbronzati, ma portavano gli anelli alle orecchie. Ora, è una descrizione che in qualche maniera, per carità, non voglio dare alcun tipo di validità storica, diciamo, importante, però è una descrizione tutto sommato credibile per quelle che sono state, ripeto, le navigazioni dei Procidani. Mi fermo qui perché non voglio tediarvi oltre, con una descrizione di un personaggio procidano che è Arcangelo Scotto La Chianca, che è stato professore della scuola nautica procidana della metà dell'Ottocento, e c'era una bellissima, credo, abitudine, ovvero quello che all'inizio anno scolastico il professore sviluppava una lettera, uno scritto. Ora, di questo scritto ho estratto tre righe semplicemente per rappresentare quella che è la realtà della nostra isola. E prima di leggervelo, giusto per chiudere, vi faccio vedere questo oggetto. Questo oggetto è un piccolo sestante da viaggio che è stato donato al Museo Civico. E, questo oggetto è per noi un oggetto paradigmatico per ciò che è la realtà dell'isola di Procida, la realtà della marineria procidana, perché è lo strumento che ha accompagnato ovviamente tutte le navigazioni, ed è uno strumento che ci ricostruisce anche una nozionistica tecnica abbastanza importante. Il testo che vi volevo citare è questo di Arcangelo Scotto, un minuto che temo ci sia un matrimonio che passa nelle vicinanze, purtroppo siamo. Allora, i legni di Procida hanno intrapreso le più ardue spedizioni marittime, mentre i naviganti del regno se ne sono astenuti. Nel passato secolo, quando la Francia volle ingrandire l'armata di mare, i procidani furono i soli che, disprezzando i pericoli della schiavitù, vi trasportarono i legnami da costruzione, caricandoli in Prevesa di Albania. Ecco, mi fermo qui, diciamo, in questo caso La Chianca ha in qualche maniera puntualizzato di come l'esperienza marinara dei procidani fosse particolarmente apprezzata all'interno del regno, e quindi secondo me questo è uno spaccato molto, molto interessante. Prima ha anche citato diciamo la lettura di Goethe riguardo i vulcani. I vulcani appunto su Procida, e mi piace anche specificare questo, ma ecco come è veramente elemento finale del nostro museo, perché i vulcani su Procida sono cinque, quindi effettivamente nella storia e nell'evoluzione della geologia nel nostro territorio effettivamente poteva esserci in realtà un scenario particolarmente infernale, ecco, se così lo vogliamo descrivere. E
oggi questa è una piccola realtà che noi raccontiamo all'interno del nostro museo, perché il nostro museo, del resto, fa anche parte il Dipartimento di Scienze della Terra della Federico II con il professor Morra, quindi diciamo ci sono dei contenuti che in qualche maniera solleticano e individuano anche alcuni aspetti di carattere scientifico di questi temi. E ciò che mi fa piacere è che nella letteratura noi riusciamo, e con questa piccolissima realtà che è la nostra realtà museale, riusciamo a ricollegare, a raccordare tutti questi elementi che partono dalla letteratura, dalla storia, anche in questo caso dalla geologia, quindi potendo offrire ai fruitori o agli avventori che arrivano in Procida o nel nostro spazio, diciamo una lettura abbastanza completa della nostra isola. Allora io chiederei a Paola Villani. Sì, Nicola, eccoci. Scusatemi ancora che sono dall'account di mamma, ho problemi di connessione, ma ho seguito tutto e vi ringrazio moltissimo. Credo che questa mattinata sia stata veramente intensissima e queste tue suggestioni proprio sul doppio movimento dell'isola, no? Perché l'isola è proprio anche come luogo, diciamo, il luogo dell'utopia, è isolamento ma è anche apertura, come il porto, è rifugio ma anche partenza, quindi l'isola proprio come luogo ha una significazione anche simbolica fortissima di questo doppio movimento di chiusura e di arroccamento ma anche di passaggio e quindi di apertura. Io vi ringrazio molto, non so se ci sono domande, perché altrimenti non so se ci sono altri interventi da parte dei relatori, che ringrazio moltissimo. Abbiamo veramente composto un bellissimo affresco, credo, Nicola, tra ieri e oggi, veramente direi, insomma, no? Un nuovo punto. Una giornata snodo sull'immaginario procidano, io credo che veramente sia significativo. Assolutamente sì, infatti io sarebbe davvero auspicabile poter riuscire a raccogliere gli atti di questo convegno per poter pubblicare. Sì, assolutamente. Esiti, perché secondo me è una raccolta davvero importante, diciamo, fermare un punto su tutte queste analisi che sono di grande spessore. Io non so se ci sono interventi. Benissimo. Allora, io chiuderei gli interventi. Anche salutiamo tutti. Riguardo i coralli, l'isola, i fondali hanno ancora dei coralli, diciamo, nonostante tutto, anche se oggi si trovano a 40 metri di profondità, ma vi posso garantire che sono bellissimi poterli vedere. Allora, io saluto tutti gli autori che si sono diciamo alternati nella giornata di oggi: Pasquale Sabatino, professor Alvio Patierno, Natascia Festa, Paolo Van Garden e Stefano Causa. Ringrazio ovviamente l'Ateneo Solorzano La Bene in Casa per questo evento. Ringrazio veramente con grande affetto Paola Villani per questa iniziativa e per aver coinvolto il Museo Civico di Procida. Vi aspetto. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie.